ciao, grazie. Bentornati alle Invasioni Barbariche, siamo in diretta da Milano come ogni venerdì, questa è la 10ª puntata e gli ospiti di questa sera sono il sindaco di Bari Michele Emiliano, è la sua prima intervista televisiva dopo il Cozza Gate, Dio mi perdoni per aver usato questo termine. Poi c'è Barbara Serra, il volto italiano di Al Jazeera, poi Fausto Paravidino. Fausto Paravidino è il più importante e famoso giovane drammaturgo italiano, ha scritto una pièce teatrale molto forte e speciale sugli ultimi giorni di sua madre Maria Pia, si intitola Il diario di Maria Pia. Poi c'è Vanessa Incontrada, poi nel talk show parleremo del futuro delle città, pare che la nuova frontiera del vivere bene non sia la campagna dove tutti vogliono andare ma in realtà la città, ne parleremo con Carlo Ratti che è uno dei 50 che secondo Wire possono cambiare il mondo, con Jonathan e Dario, i giardinieri in affitto, Chris e Chris, Beppe Tosco e con Andrea Pinkez. Iniziamo subito con il sindaco Michele Emiliano. Buonasera. Allora, Michele Emiliano viene da alcune settimane molto difficili. Ne parla questa sera per la prima volta, come si sente? Non malissimo. Diciamo che sto realizzando che possono succedere anche delle cose peggiori nella vita. E quindi ho da fare tante cose ogni giorno nei confronti della mia città e nei confronti delle persone che mi vogliono bene, se mi dovessi... Quindi sei ripreso? Io credo di sì. Ricapitaliamo per chi non ha seguito la vicenda, ormai tutti sanno del famoso regalo di Natale, era Natale 2007, l'imprenditore De Gennaro le mandò, che cosa? Perché c'è chi ha scritto una spigola, c'è chi ha scritto una vasca di pesce, allora sia preciso una volta per tutti. C'è un elenco preciso che la Guardia di Finanza ha inserito negli atti, è una cassetta di polistirolo 70x40 di altezza 25 con dentro 4 spigole, 10 scampi, 50 ostriche... non ricordo, credo forse delle piccole seppioline mi pare, quindi quello che normalmente si consuma. Ah, non c'erano le cozze pelose? Forse anche le cozze pelose, c'erano le noci reali, non le cozze pelose. Le cozze pelose sono state aggiunte dal turbine mediatico. È sicuro? Credo. Quindi non c'erano le cozze pelose? No, se lo chiami sua moglie. C'erano, non c'erano, cioè sono settimane che parliamo di queste cozze pelose. Mi pare che un po' di cozze pelose ci fossero. Il necessario per tenere in piedi questa storia, diciamo. No, assenta, io non le ho mai assaggiate, sono così speciali queste cose. Sì, sono buonissime. Ma le devo dire che peraltro dalle cozze normali? Si coltivano prevalentemente a Taranto, sono di prezzo modico, molto buone. Ma di cosa sanno? No, sono cozze simili a quelle nere, ma leggermente più dolci e hanno anche un diverso... danno una sensazione diversa quando le si mastica, insomma, sono più callose. Callose? Sì, ormai sono diventato un esperto. Immagino. Ascolti, io non penso che il problema siano né le cozze pelose né il pesce, ma altre di cui parleremo tra poco, però c'è da chiedersi perché evidentemente questa cozza pelosa ha colto un punto, perché se no non sarebbe successo... Al di là delle altre cose di cui ora parliamo, certo, quello che è successo in queste settimane. No, le vorrei chiedere anche qualche altro dettaglio però, perché visto che sì, insomma, ne parla per la prima volta, allora arrivò questa cassetta. Beh, ovviamente io non ero a casa, ero completamente in contropiede. Chi la portò? Non lo sappiamo, credo un messo che è stato ricevuto da mia moglie. Che... Sua moglie si trova questa cassetta, esatto, e cosa fa? Mi telefona e mi riempie di... Dice, ma chi è questo? Perché ci hanno mandato sta roba? Dove la devo mettere? Non so dove metterla. Perché chi riceve un regalo e non è preparato ha alle volte anche una reazione. E lei cosa dice? Io gli ho detto, senti, che ci vuoi fare? È il 23 di dicembre, che cosa vuoi che faccia? E lei l'ha sistemato nella famosa, dobbiamo dirlo, nella famosa vasca. Vasca da bagno? Da bagno. La Quanti bagni avete in casa? Due bagni. In una casa di 140 metri quadri. In uno dei due bagni? Sì. È vero che avete chiesto anche il ghiaccio per così? È vero. A chi l'avete chiesto? Il caso ha voluto che la mattina del 24, cioè quello della vigilia, io fossi nell'albergo di proprietà di queste persone che mi avevano fatto il regalo, perché voglio chiarire, queste persone possedevano un albergo con ristoranti, quindi il regalo del cibo da parte di queste persone aveva un significato forse diverso da che se mi fosse giunto da persone che invece dovevano andarlo a comprare apposta apposta. E l'ho incontrato lì perché c'era un convegno. Questo è provato dalle intercettazioni telefoniche, perché tutto questo colloquio viene intercettato in ambientale mentre io parlo con questa persona e gli dico: guarda, mi hanno dato il pesce, non sappiamo neanche come conservarlo, e lui chiama la pescheria per chiedere il ghiaccio e mi viene mandato a casa il ghiaccio. E poi cosa ne fate di questo pesce? Lo abbiamo mangiato il giorno della vigilia. E chi l'ha cucinato? Mia moglie. Tutto ve lo siete mangiato? Non me lo ricordo se l'abbiamo mangiato tutto, ma credo sì, perché sono venuti tutti, mio padre, mia madre, come sempre. Era tanto? Ma il sufficiente per un pranzo di Natale di tutta una famiglia normale come quelle nostre. Senta, è vero che lei ha vinto le elezioni per alcune migliaia di voti anche grazie alla lista Realtà Pugliese dei De Gennaro, che appoggiava questa lista? Ma le devo dire, questa lista è stata costituita nel 2009, quindi tempo dopo il fatto di cui si parla. Non credo che fosse totalmente sostenuta dai De Gennaro, ma anche dai De Gennaro. Nel 2007 invece è più interessante la questione, perché questo regalo avviene da parte di militanti del Partito Democratico. Uno di questi fratelli si è poi candidato alle europee per il PD, è diventato consigliere regionale, e io ero il segretario del partito, quindi come posso dire, questo regalo non aveva alcuna connessione con la mia funzione di sindaco e né con la loro funzione aziendale. Era un regalo un po' grossier fatto ad una persona alla quale si voleva mostrare un po' di affetto, un po' di omaggio, credo, niente di più, o comunque io l'ho presa così. Ripeto, il problema non sono sicuramente le cozze pelose né le altre cose che lei ha detto. Nasce dal fatto che i De Gennaro sono ora al centro di un'inchiesta per irregolarità nella realizzazione di una serie di opere pubbliche e non solo. Secondo i PM, i De Gennaro avevano una forte influenza su dirigenti e funzionari pubblici. Ce l'avevano? Io sto alle carte, senza le intercettazioni ambientali e telefoniche della magistratura noi non avremmo mai capito fino in fondo qual era il legame di queste persone con i dirigenti della Regione Puglia e del Comune. Grazie a Dio hanno fatto delle indagini, adesso abbiamo chiaro il quadro e non potevamo immaginare che... Ha detto abbiamo fatto delle indagini? Ho detto così? Diciamo che hanno fatto delle indagini, i magistrati le hanno fatte... Da quanti anni queste indagini sono in corso, lo sa? Sono in corso dal 2005... E lei da quanto ne è al corrente? Ne sono al corrente da pochissimo, da quando sono state effettuate queste catture, diciamo così. Allora, precisiamo ancora una volta che lei non è indagato, non è stato accusato di nessun reato. Se dovesse essere indagato, si dimetterebbe dalla carica di sindaco? E ho la ragionevole aspettativa di non essere indagato, perché non ho fatto nulla e quindi non credo che questa ipotesi si possa verificare. Io ho fatto il magistrato per 20 anni, è difficile che qualcuno che viene, come è capitato a me, completamente esaminato per quasi 5 anni con intercettazioni ambientali, telefoniche... Non credo che se non viene scoperto nulla possa essere indagato. Perché la intercettavano? Ma credo che abbiano intercettato delle telefonate non mie, non direttamente mie, ma con le persone che erano sottoposte alle indagini. Per 5 anni il Comune di Bari è stato rivoltato come un calzino e nessun assessore, nessun soggetto politico è stato coinvolto da queste investigazioni. Dopo 8 anni di governo, il fatto che sia capitato un evento del genere è un fatto grave. Ma il fatto che non ci sia nessuno di noi, nessuno di quelli che avevano la responsabilità politica di governare la città, che abbia la sia pur minima accusa, rappresenta per me un motivo di conforto. Lei come mai ha nominato assessore la nipote, figlia di De Gennaro, Annabella De Gennaro, 26 anni? Questa ragazza conosce 3 lingue. E ha competenze, è una persona laureata in economia, era peraltro l'unica donna che mi veniva indicata dalle varie liste civiche e partiti come componente della giunta, perché nessun altro me ne aveva dato possibilità. e lo statuto del comune obbligava a nominare una donna. Ma nessuno le ha detto non farlo? Molti mi hanno detto di non farlo, ed è l'errore politico che io ho ammesso, nel senso che evidentemente qualcuno aveva una percezione di quello che poteva accadere più precisa della mia. Devo dire, molti giornalisti, molti politici, molte persone a me molto vicine, anche del mio staff. Quindi lei ha voluto a tutti i costi questa ragazza? Io mi sono un po' intestardito e ho fatto del male a questa ragazza, alla mia amministrazione, e probabilmente ho anche aggravato le conseguenze di ciò che la magistratura poi ha accertato. E perché l'ha fatto? L'ho fatto perché pensavo di avere la forza di sostenere persino l'accusa che questa ragazza potesse essere considerata una raccomandata. Non accettavo questa idea e mi sono un po' incaponito. Lei tra l'altro ha detto al giornale il 20 marzo: sono profondamente delusa dal comportamento di Emiliano e da quanto sta dicendo sulle persone della mia famiglia. Si deve difendere, va per la sua strada, io per la mia. Verrà un giorno, e verrà molto presto, in cui gli dirò cosa penso di lui. Io credo che questa dichiarazione sia una dichiarazione dettata dal momento. Io non ho fatto nessun particolare, non ho dato nessun particolare giudizio. Certo, se i fatti che la magistratura ha individuato dovessero essere confermati, noi siamo nell'ambito di quello che io considero un tradimento anche del rapporto di fiducia che esisteva sicuramente tra alcune persone, il sindaco, la maggioranza che governa la città, perché se un imprenditore decide di fare anche politica ha dei doveri che sono maggiori rispetto a chi evidentemente fa impresa e basta. E se queste accuse dovessero essere confermate, sono fatti molto gravi che hanno tradito, come posso dire, anche una polemica, anche una impostazione politica che noi volevamo dare al rapporto con l'impresa, perché eravamo convinti, in una città che è quella di Punta Perotti, quella, diciamo, la città che era stata descritta come vittima dei palazzinari, noi volevamo trasformare gli imprenditori in soggetti della modernizzazione della città, non nella solita corte dei miracoli che cincischia nei corridoi di un comune. C'è stata un'altra cosa, suo fratello ha avuto l'appalto per le cucine del San Raffaele, col quale erano in affari anche i De Gennaro. Lei ne era al corrente? Ne sono venuto a conoscenza a cose fatte, ma d'altra parte mio fratello fa l'imprenditore. Il San Raffaele è un appalto di Milano. Il fatto che mio fratello fornisca un'altra azienda, in questo caso l'azienda dei De Gennaro, peraltro per una somma credo piuttosto contenuta di 180.000 euro di fatturato, non mi pare che io potessi impedirgli di fare una cosa del genere. Comunque lui non me ne ha parlato e devo essere sincero, ho considerato subito che se me ne avesse parlato gli avrei chiesto di rinunciare a quell'affare. Cosa gli ha detto quando l'ha saputo? Gli ho detto che è stato imprudente, perché noi viviamo in una situazione, quella della vita pubblica, nella quale anche ciò che è normalissimo per una persona comune può essere inopportuno per il fratello del sindaco di Bari. Senta, lei ha detto: sono un fesso, non certo un corrotto. Beh, non mi è mai capitato di darmi del fesso, è un titolista di Repubblica che si è sbizzarrito. Ah, quindi anche il famoso fesso non è... Che cosa si è dato di che cosa? Beh, nel momento in cui si dovesse dimostrare che queste persone hanno approfittato di una particolare relazione amicale, anche se di natura politica, con me, evidentemente io mi devo assumere la responsabilità di ciò che è accaduto dal punto di vista politico. Quindi, insomma, lei non si imputa particolari colpe di quello che è successo? No. In tutta sincerità non avevo alcuna possibilità di prevedere che i collaudatori di queste opere pubbliche si facessero corrompere, questa è l'accusa. Non avevo alcuna possibilità di immaginare che dei dirigenti del Comune di Bari potessero comportarsi in modo scorretto, e mi permetto anche di dire che se ho avuto la possibilità, diciamo così, di impedire a questa impresa, che aveva vinto con l'amministrazione precedente la costruzione di un grande garage sotterraneo davanti al Petruzzelli, che doveva congiungere il Teatro Margherita con il Petruzzelli, ecco, io ho potuto bloccare quest'opera aggiudicata già nelle mani della ditta De Gennaro, approfittando di questa relazione politica, perché consideravo quell'opera sbagliata. Credo di essere stato l'unico sindaco d'Italia che nei confronti di una impresa sicuramente in rapporti amichevoli dal punto di vista politico, anziché agevolarla, gli ho impedito la realizzazione di un'opera. Nulla. No, in tutta sincerità io mi rimprovero tutto quello che ha fatto. Eviterei la nomina della della dottoressa De Gennaro in giunta, perché questo ha colorato questa vicenda in una maniera difficile poi da spiegare, e quindi è stato un errore. Il pesce lo accetterebbe? Dai De Gennaro, dopo aver letto i capi di imputazione, no. Mattia Feltri ha scritto sulla Stampa: mio padre mi ha insegnato da piccolo che è meglio essere disonesti che scemi, un disonesto può diventare onesto ma uno scemo resta scemo. Lei cosa ne pensa? Se parte dal titolo di Repubblica... No, in generale le chiedo cosa ne pensa. In generale io penso che sia sempre meglio essere scemi che disonesti. E però si può diventare furbi se si è scemi? Come? No, anzi, le chiedo un'altra cosa. Uno scemo, diciamola così. Un ingenuo. Beh, insomma, è diverso. Può fare... Un ingenuo... Lo scemo non ha neanche merito a essere onesto a questo punto. Le passo l'ingenuo. Un ingenuo può fare il sindaco? Io credo di sì. Chi fa politica deve essere ingenuo, nel senso che deve avere una rappresentazione della vita che non può essere basata sul sospetto continuo. Una delle ragioni per le quali si pensava che io non potessi essere un buon sindaco di Bari quando da magistrato della direzione distrettuale antimafia fui eletto, dipendeva proprio da questa convinzione, cioè che io avrei esercitato un controllo poliziesco sulla città e avrei impedito alla città di vivere serenamente. Forse una delle ragioni per le quali, come posso dire... In qualche caso mi sono fidato troppo di alcune figure, come in questo caso, che probabilmente avrei dovuto controllare maggiormente. Questo aspetto di... Di chi si è fidato troppo? Beh, probabilmente di persone, come nel caso di Specie, che se dovessero aver fatto ciò che è contenuto nei capi di imputazione avrebbero tenuto una condotta assolutamente sbagliata. Non avrà pesato in tutta questa vicenda il fatto che lei arrivava dalla società civile, dalla professione di magistrato, arrivava come moralizzatore, arrivava anche come antipolitico? Guardi, io non credo di aver mai fatto la morale a nessuno, persino forse qui in altra occasione, quando mi è stato chiesto di dare giudizi morali sul prossimo non l'ho mai fatto. Io la morale l'ho sempre fatta a me stesso di solito, in questo caso devo dire che sono tante le cose che per certi versi forse avrei dovuto fare con maggiore cautela, però tra fare autocritica dal punto di vista dell'opportunità e come posso dire, immaginare errori in senso proprio, c'è una differenza, anche perché sbagliare nella vita è una cosa che mi è capitato tantissime volte e quasi sempre ne ho tratto un grande insegnamento. In questo caso, per esempio, puoi immaginare che cosa è stato questo periodo. Che cosa è stato? Ce lo racconti? È stato un periodo complicato nel quale a un certo punto persino ho avuto un sms di mia figlia che mi ha detto: sai papà, a un certo punto stavo cominciando a credere veramente a quello che leggevo sui giornali, cioè che tu ti fossi comportato come un uomo disonesto. Un sms così lungo? Sì, ce l'ho qui, se vuoi glielo faccio vedere. Quanti anni ha sua figlia? 14 e ovviamente come tutte le donne ha una maturità molto superiore alla sua età apparente, e ho anche capito che questa donna era molto colpita dall'idea che quel suo papà, che aveva sempre vissuto come una persona per bene, potesse essere invece improvvisamente diventato una cosa diversa. E cosa ha provato quando ha letto questo sms? Beh, l'avevo sentito dire tante volte da altri, ho inquisito tante persone e ho sentito dire questa frase tante volte da altri, non l'avevo mai capita fino in fondo, adesso l'ho capita. Pensa che se oggi lei riprendesse a fare il magistrato si comporterebbe in un altro modo? Non è facile dirlo, anche perché io credo che ci siano dei meccanismi nel lavoro del giornalista o del magistrato che siano quasi inevitabili. Devi solo avere la forza, se accetti di fare vita pubblica come io ho accettato di fare vita pubblica, di sottoporti al controllo, di rispondere a tutto, di raccontare il numero delle cozze, il numero delle ostriche, di raccontare come vivi, cosa fai, con chi ti vedi, spiegare i tuoi pensieri. Se fai vita pubblica non devi pensare a complotti o a persone che ti vogliono male, devi solo avere la forza di sottoporti al controllo. Ho ringraziato i magistrati pubblicamente, ho continuato a dire che le intercettazioni ambientali e telefoniche sono necessarie, guai a toccarle, perché altrimenti forse in questo caso non ci saremmo accorti che le opere erano diverse da come erano state progettate senza quelle intercettazioni ambientali. Insomma, ho cercato di rimanere me stesso assumendo le responsabilità che avevo, senza scappare, ma anche adesso, lo dico chiaramente, nel tentativo di evitare di passare alla storia come una persona che nella sua vita ha solo accettato quel regalo di Natale del 23 dicembre 2007, perché io... Crede che ce la farà a voltare pagina? Io ce la devo fare, perché se dovessimo accreditare l'ipotesi che basta accettare un dono di Natale come quello per cambiare il senso di una vita, io sono il sindaco che... non è che quel dono offusca quella responsabilità più grave della nomina dell'assessore. Parliamo di quello. Ho il diritto e il dovere di spiegare il limite forse della nomina di un assessore, ma quello non è un delitto, non è un'azione scorretta, non è neanche un'azione che ha provocato alcunché. Posso fare un'altra ipotesi. Uno dei garage sotterranei che erano stati inaugurati aveva in convenzione, perché la precedente amministrazione lo aveva stabilito, di imporre il divieto di sosta tutto intorno a quel garage perché ci fosse maggiore afflusso di clienti al garage medesimo. E quando il direttore dei lavori della ditta De Gennaro è venuto dal mio assessore al traffico a esigere l'imposizione di quei divieti di sosta, noi gli abbiamo detto votate un'altra persona, ma quei divieti di sosta in quel modo non verranno imposti. Nel senso Senta, che... non vorrei parlare di garage, vorrei parlare di politica. Sì. Il PD le è stato vicino, meno di quanto immaginava, più di quanto immaginava? Vorrei avvalermi della facoltà di non rispondere, però mi sono accorto che in politica tenere posizioni molto dure, come io ho sempre fatto, accumula un'energia come se fosse un terremoto in accumulo di contrasto tra masse tettoniche, e al momento opportuno, quando sei troppo integralista o integralista per il giusto, questo lo stabilirete voi, quando dici troppo le cose che pensi, quando solleciti troppo il tuo partito ad essere diverso, quando vuoi che il tuo paese cambi orizzonte e che ritorni a essere un paese per persone per bene. Ecco, quando queste cose le dici con troppa convinzione, quando poi succede a te è possibile che qualcuno decida di dirti che tu sei come tutti gli altri e quindi ti devi rassegnare, che la politica è fatta così. Allora, dica serenamente cosa pensa del PD di oggi. Dico che, stabilito che... dopo che la settimana è passata e tutti si sono resi conto che non c'era nulla che potesse in qualche modo toccare la questione etica che mi riguardava, al massimo degli errori politici, ecco, forse mi sarebbe piaciuto avere un po' più di, come posso dire, di solidarietà. Questa è arrivata, per il vero, è arrivata inaspettatamente da Massimo D'Alema. Inaspettatamente, perché io sono sempre stato, diciamo, per certi versi un forte contraddittore di Massimo D'Alema. E da chi non è arrivata e avrebbe voluto che arrivasse? Beh, devo essere sincero, ci sono dei momenti in cui anche le persone che hai più vicino, quindi parlo anche dei dirigenti del partito della Puglia, forse... ecco, avrebbero dovuto, secondo me, esaminare la vicenda con un po' più di calma, prendersi un po' più di tempo e parlare a tempo debito. Poi in quei momenti il panico... Nichi Vendola l'è stato vicino? Non in modo particolare, però non ne aveva nessun dovere. Luigi De Magistris? No, Luigi sì, mi ha mandato un bel messaggio che conserverò per il resto della mia vita. La sua corsa alle regionali è finita? Sinceramente in questo momento la questione non è che mi interessi molto. Io faccio politica da 7 anni e mezzo. No, però mi dica se può, se pensa che potrebbe ripresentarsi in corsa per le regionali della Puglia. Se basta per fermare la carriera politica di una persona quel che è accaduto a me, sarebbe da preoccuparsi, quindi io lo escludo. Il punto è un altro. Cioè esclude di non... No, escludo che questa vicenda possa fermare la carriera politica di qualcuno. Quindi si una può vicenda candidare. Simile. Secondo me non ci sarebbe nulla di male. C'è però un punto che credo fa parte dell'esperienza che ho vissuto, e cioè la durezza e l'amarezza che continuamente si vive nel fare politica, credo in questo paese come nel resto del mondo. Non so se ho ancora la forza e il desiderio di vivere in questa maniera così sofferta. Cioè, si è accorto adesso di come è duro far politica? No, me ne ero accorto anche prima, però questa volta la sberla è stata durissima. Di come è duro o di come bisogna essere duri, che sono due cose diverse forse? Sì, io non so se riesco ad essere duro fino al punto di dover imporre per forza la mia presenza a qualcuno in politica, questo è il punto. Cioè, senta, due cose le voglio mostrare. Una è una breve intervista che abbiamo fatto ieri a Ernesto Galli della Loggia, proprio a Bari. Lei avrà letto sulla prima pagina del Corriere della Sera un editoriale di Galli della Loggia che parlava di sobrietà e di politica. Allora ieri l'abbiamo raggiunto a Bari e il professore ci ha detto queste cose. Il sindaco di Milano non ha perso l'onore, è semplicemente uno dei tanti uomini politici che fino a questo momento è incorso in un incidente di percorso. Sarebbe veramente ingiusto, ingeneroso, e questo è anche sintomo di un malcostume, questa volta dei giornalisti e delle televisioni, di inscenare processi al posto della magistratura. Quale scandalo c'è dietro Emiliano? Qual è lo scandalo? Ha avuto un regalo. Le parole sono pietre, i giornalisti, chi scrive sui giornali, nei mezzi di comunicazione deve stare attento, in questo momento sono molto antipatico, però non sopporto di vivere in un paese che ha questo tipo di stampa, di opinione pubblica. Al di là delle responsabilità penali, l'idea che il potere automaticamente significa ricevere regali, essere ospite in location, come si dice, lussuosissime, definiscono uno stile, un comportamento che secondo me è un comportamento patologico, malato da molti punti di vista, direi. Io del sindaco Emiliano non ho nessun elemento di giudizio circa tutti i problemi che lo vedono attualmente, diciamo, all'onore delle cronache. Penso che gli uomini politici non possono permettersi in certe circostanze di essere fessi, stupidi, superficiali. Spesso in questi casi un errore equivale a un crimine. Ha preso le sue difese in qualche modo. Beh, insomma, non poteva, si aspettava di più, era stato in realtà più duro nell'editoriale. Sì, mi sembra che poi abbia preso il sopravvento, questo fastidio per i media. Ho visto che ha fatto l'intervista da Bari, perché 2 giorni fa il professore era a Bari. Evidentemente deve avere chiacchierato con qualcuno, deve avere anche capito che il regalo del pesce a Natale è una tradizione molto diffusa da noi ed è un evento che non ha a che fare con una questione etica, come poi ha detto alla fine della sua intervista. Lei pensa è diventata una questione estetica. Lei pensa fuori di aver dato fastidio a qualcuno? No, non credo, o meglio, avrò sicuramente dato fastidio a qualcuno, ma non credo che l'ondata di stampa o quel fenomeno di cui parlava il professore sia dovuto al fatto che io ho dato fastidio a qualcuno. Vediamo cosa dice il mago, se ha un'opinione diversa in merito. Vediamo soprattutto se appare, perché ogni volta è una scommessa. Il mago Cerasa. Maga ha un minuto per fare una domanda al sindaco Emiliano. Sappiamo che lei tempo fa ha sospettato di essere finito un po' nel tritacarne mediatico anche per via delle sue posizioni marcatamente antimontiane. La domanda è molto semplice. Lei crede che oggi sia complicato per un politico essere antimontiano e soprattutto crede che possa essere un rischio questo? No, non credo che sia un rischio, non credo minimamente che il Presidente del Consiglio abbia a che fare con questa vicenda di cui parlava. Nessuno. Probabilmente, come sarà capitato anche a me, ci potrebbero essere una serie di persone che pensando di fare una cosa gradita ad un uomo potente potrebbero aver esagerato, ma si tratta di una cosa minima, non di una cosa che ha a che fare col complotto o che ha a che fare con la politica con la P maiuscola. Ha letto la lettera del Presidente Monti oggi sul Corriere della Sera? No, non l'ho letta. Insomma, vive ancora un po' nella bolla di quello che le è successo. Nel senso che... Perché fino a qualche settimana fa era molto pronto a devo essere sincero, pungolare anche il Presidente del Consiglio. E dico che persino al Presidente del Consiglio è capitato di avere dei regali dal più grande imprenditore italiano, da Berlusconi. Parlo della signora Monti che su un giornale in questa settimana ha detto che... Quindi non legge il Corriere della Sera ma legge chi? Beh sì, perché aveva a che fare con i regali. Io mi sono occupato in questa settimana quasi esclusivamente di regali a uomini politici. Lo spieghiamo perché sennò sembra che chissà che regalo. No. Il Presidente del Consiglio per una questione di cortesia ha fatto benissimo ad accettare le cravatte che gli ha regalato Berlusconi, perché ci sono delle situazioni in politica dove restituire un regalo ha a che fare con la scortesia, non con il rigore morale. Dicevo, la vicenda alla fine, e questo è il punto chiave, ha avuto una dimensione estetica che mi ha ferito moltissimo, perché ho l'impressione, ecco, di avere anche in qualche modo convalidato i luoghi comuni sui sindaci del sud, su tutti i nostri vizi. Questa cosa mi ha fatto arrabbiare moltissimo e credo che tutto sommato, ecco, avere la pazienza di non buttare il tavolo all'aria, di sottoporsi alla verifica, di non fare diciamo come normalmente ci si aspetta da uno di noi, da non avere una reazione scomposta, avere la pazienza anche di fare la parte del fesso qualche volta, ecco, forse... Quindi l'ha fatta sta parte da fesso? No, dico, beh, guardi, sentirselo, leggerselo sulla prima pagina della Repubblica è stata dura. Senta, la morale quindi, Mago, mi dica lei se dico bene, quindi la morale è: se proprio devi accettare un regalo, meglio una cravatta di Marinella che no, una cassetta di pesce. No, se proprio devi accettare un regalo è meglio che lo fai da Presidente del Consiglio che da Sindaco di Bari. Riflettiamo su queste parole. Grazie al Mago Cerasa e grazie a Michele Emiliano. Grazie a lei. Grazie. Torniamo subito con Barbara Serra, il volto italiano, il magnifico volto italiano di Al Jazeera. È la sua prima intervista televisiva in diretta in Italia. Tra poco. Bentornati alle Invasioni Barbariche, siamo in diretta. Prima di presentarvi il prossimo ospite, lasciate che vi ricordi che Amref porta acqua, salute, vita, e che possiamo contribuire al futuro in Africa con una donazione di €2 al numero 45508 fino a mezzanotte, quindi non abbiamo moltissimo tempo. Ora vi presento la prima conduttrice non di madrelingua a condurre un TG in inglese. È italiana, molto italiana. Il volto internazionale di Al Jazeera in Inghilterra è con noi Barbara Serra. Benvenuta. Grazie mille, grazie. Barbara Serra, tutto parte da due isole, una storia di viaggi, di giornalismo, di successo. Nata a Milano da padre sardo e madre siciliana. Di dove tua madre? Di Gela. E sei cresciuta a Copenaghen. Sì. Poi a 20 anni ti sei trasferita a Londra, ma raccontaci tutto per bene, perché dal di fuori, insomma, sembri... Come hai fatto? Beh, io non ho fatto niente, perché i miei genitori loro papà si è trasferito all'estero a Copenaghen, allora ovviamente siamo andati... No, ma da molto prima mi interessa. Intanto come ti senti? Italiana, sarda, inglese? È così complesso. Sicuramente figlia di isole, per quello, cioè sarda, siciliana. Al Jazeera, la parola vuol dire isola in arabo, perché è la penisola araba. Credo, se devo rispondere con una sola parola, allora quella parola è italiana. Se qualcuno mi chiede dove vieni, però io mi rendo conto, non sono italiana come magari tu sei italiana, perché quando lasci il paese a 8 anni, proprio piccolina, sai, 8 anni non sei neanche ragazzina. Cosa ti ricordi dell'infanzia qui a Milano? Tra l'altro vivevi non lontano da qui. Sì, no, in città, zona città studi, scuola dalle suore. Mi ricordo che ancora piccolina non avevo tante amicizie, insomma, non avevo iniziato a uscire. La televisione, Bim Bum Bam. Generazione Bim Bum Bam, sai che c'è un libro che si intitola così. Che cosa ti ricordi? Bonolis. Mi ricordo che perché sono andata alla scuola inglese, poi sono tornata in Italia e ho realizzato che il cagnolino, sai quello che si chiamava One? No, io sono molto più grande. No, ma One l'avevano scritto male, perché in inglese One è O-N-E, invece l'hanno scritto One, perciò mi ricordo quello a 10 anni, mi ha scioccata. Mi ricordo... Sì, un'infanzia abbastanza normale, poi mi ricordo, insomma, è sempre un po' uno shock quando da piccolina vieni strappata dal mondo che conosci. Perché tuo padre faceva l'ingegnere. Ingegnere chimico. E a un certo punto ha detto ci trasferiamo a Copenaghen. A Copenaghen. La mamma ha detto va bene. Due sorelline pure, siamo andate lì, Copenaghen è un bel posto e io avevo 8 anni, mia sorellina. Ma te lo ricordi il primo giorno di scuola a Copenaghen? Come no? Entro in classe e non riesco a comunicare con nessuno perché io non parlo inglese. E le lezioni che avevo fatto alla scuola elementare ovviamente non aiutavano. Quello era, me lo ricordo, quello, il sentirmi, sai, molto diverso e proprio il non riuscire a comunicare. Poi sai, è 8 anni. Eri una bimba di 8 anni, italiana. Come ti guardavano gli altri? Io sono andata a una scuola internazionale, perciò tutti erano diversi, non c'era... Sì, c'erano dei danesi, ma la scuola internazionale anche loro erano metà danesi, metà qualcos'altro, perciò non c'era la maggioranza, eravamo tutte delle piccole minoranze, perciò mi vedevano... I tuoi primi amici di che nazionalità sono stati? Forse un'italiana perché era l'unica persona con cui potevo parlare. E poi mi sono sempre trovata, devo ammetterlo, con i meridionali, insomma, francesi, spagnoli, anche la mamma, le sue amicizie, insomma, credo che c'è un po' un istinto di andare... con la gente che è più simile a te. Poi invece con gli anni molto con gli inglesi, la mia migliore amica, che ancora è la mia migliore amica, l'ho conosciuta a 12 anni e lei è inglese, perciò però all'inizio forse c'era l'istinto. Quanto sei stata a Copenaghen? Fino a 19 anni. E poi perché sei andata via? Perché ho finito il liceo, volevo andare all'università a Londra, sai, non conoscevo l'Italia, perciò tornare in Italia, anche non avendo studiato in Italia, il mio italiano non è certo perfetto, perciò volevo andare a Londra e sono riuscita a entrare alla London School of Economics e non ho mai, cioè andavo lì per l'università ma sapevo che volevo che la mia vita fosse in un posto come Londra. In quegli anni già facevi dei lavoretti o studiavi e basta? I primi anni... No, studiavo e basta. Il terzo anno ho iniziato a fare dei lavoretti, ho pensato ma magari voglio iniziare a lavorare un po'. Perché i tuoi sono rimasti a Copenaghen? Sono rimasti a Copenaghen, poi invece l'anno dopo mio padre ha avuto un ictus e sono tornati a Milano. E adesso stanno a Milano? E mio padre non c'è più e mamma è a Milano. E come mai non ti ha raggiunto a Londra? Le piace Milano? Siciliana di Gela, si è trovata bene a Milano? Perché c'erano le due sorelline. Che sono rimaste qui? No, sono rimaste a Milano, sono tornate con i miei a Milano, anche loro alla scuola internazionale, infatti loro rimangono molto più italiane di me, perciò quando ho delle domande sulla cultura italiana che non capisco a volte telefono a loro perché loro avendo fatto dai 15 ai 20 anni in Italia capiscono più la cultura. Senti, e hai fatto poi una super carriera passando per Videolina, la TV, cioè hai iniziato, no? La tua prima cosa, cos'è stata la tua prima esperienza televisiva? Ero all'università, la mia prima esperienza televisiva probabilmente era Videolina, ovviamente non pagata, per un programma che si chiamava Notte Mania, dove andavi per le discoteche a fare interviste, avevo tipo 21 anni, 22, siccome io parlavo inglese facevo queste traduzioni istantanee. Discoteche sarde? Sì. Sì, perciò era divertente. Ma tipo il billionaire, forse non esisteva ancora. No, era a livello molto, molto, molto più basso. E che tipo di interviste facevi? Era un programma così, andavi in giro, magari peccavo i turisti, allora why do you love Sardinia? Perché vieni in Sardegna? Insomma, no, però, e ti è servito come per rompere il ghiaccio? Sicuramente, si deve iniziare nei posti piccoli così gli errori più terribili li fai lì e poi... Avevo letto una tua dichiarazione molto divertente in cui dicevi, beh, se uno è capace di intervistare degli ubriachi in pigiama poi all'uscita dalla discoteca poi puoi fare di tutto. Può fare di tutto. Beh, insomma, da lì BBC, com'è stato il Twitter? Sky e poi Al Jazeera. Sì, quello che mi ha cambiato, perché ho fatto una laurea in Inghilterra, ci sono le lauree brevi, perciò fai la laurea di 3 anni che ho fatto in relazioni internazionali, che ovviamente è completamente inutile quando poi devi iniziare a trovare un lavoro. Poi ho fatto vari lavoretti in stazioni radio piccole, non andando in onda, però poi facendo il master's in Inghilterra in giornalismo lì è venuta la svolta e da lì sai, una volta che hai una qualifica in giornalismo, non dico che sia facile entrare alla BBC, ma non è impossibile. La ragione per la quale ero andato a Londra è perché la BBC ovviamente ha sede là, Sky News ha sede là, la CNN, Londra è il centro europeo, insomma. Dov'è che ti volevano mandare via per via dell'accento italiano? Non accento italiano, beh, diciamo che essendo l'unica non britannica la televisione inglese, ovviamente, sai, sei diversa. Perciò non è che mi volevano mandare via, ma sicuramente a certa gente non piaceva. ho letto il TG, uno dei primi lavori abbastanza importanti che ho avuto, leggevo il TG regionale per la BBC, perciò tipo dopo il TG3 quello regionale, che comunque a Londra e alla BBC dopo la gente scrive, perciò la gente telefona, commenta, e il giorno dopo nell'intranet, perciò l'intranet dell'azienda, tu puoi vedere cosa la gente ha detto del tuo programma. E mi ricordo questa persona ha detto: io non pago il canone per avere il TG letto da una straniera. E il tuo caporedattore ha detto: beh, forse è meglio che tu non conduca più? Ah, diciamo che comunque stavo, perché ancora non ero veramente titolare, non so cosa vuol dire, facevo collaborazione, poi quando c'era un'apertura, allora, però non era proprio un lavoro da reporter a tempo pieno. Invece poi Sky mi ha, ho fatto domanda, sono entrata a Sky, allora lì era lavoro a tempo pieno. Sicuramente era una cosa che mi rendeva, poi l'ho letto il TG, non alla BBC ma a un canale indipendente, però sai, sempre qualcosa che ti rende diversa, magari ti tiene fuori da 9 lavori su 10, però poi ti rende perfetta. Ma a te fa piacere essere diversa? Vorresti essere più integrata in una qualche realtà? Sì, ma è impossibile, sarò sempre, anche in Italia, la gente nota sempre quello che è diverso, perciò se sei un po' mista, anche se io sono etnicamente italiana, ovviamente la mia istruzione... Cos'hai di poco italiano secondo te? Non lo so, però ogni volta che vengo in Italia la gente capisce che sono un po' diversa, mentre invece quando sono in Inghilterra tutti pensano che io sia super italiana e non lo potrei essere di più. Perciò credo che un po' ti abitui a non essere mai veramente integrata, però è anche una cosa positiva. Ah, senti, ti voglio far vedere nell'esercizio delle tue funzioni, perché insomma non tutti vedono CNN e Al Jazeera. Hello there, I'm Barbara Serra in London. These are the headlines on Al Jazeera. Romano Prodi in Bologna. Do you feel that perhaps democracy is slipping away in some of the southern European countries, all the more so if there is a fiscal union with Germany and France calling the shots? Oh my God. Hello there, I'm Barbara Serra. You're watching Al Jazeera live from London. When Berlusconi says things like he is personally sorry for what Gaddafi is going through, what impact do you think that comments like that have on the coalition? Well, because people don't know my Prime Minister. Oh, my God! Hello there, I'm Barbara Serra in London. These are the headlines on Al Jazeera. Most 20- and 30-year-olds go from short-term contract to short-term contract without any real prospect of starting a career. Thanks for watching. Bye-bye. Cosa ti fa ridere? Vabbè, le giornaliste televisive si truccano. Perché sennò cosa succede? La luce, me lo dicono sempre anche a me, io non capisco mai. Ma sai cos'è? Quando sei fuori da uno studio... Sì, non lo so, neanche io mi fido di loro e basta, sì, però c'è bisogno di tanta cipria. Ma è vero che hai partecipato a Miss Italia? È vero? È vero. Perché lo dici così? Che esperienza è stata? Perché... No, lo dico così perché... Sai, era nel 96, però ancora ogni volta che faccio un'intervista qualcuno mi chiede, è vero? Beh, non te lo chiederebbero se tu non fossi spesso critica sull'immagine femminile, diciamo quella un po' più da bellona. Sai, è interessante perché io nata nel 96, avevo appena finito l'università, ero qui d'estate e mia sorella, io lo sapevo che aveva mandato la foto, ma aveva mandato la foto a uno di quei giornali, perciò non avevo fatto, sai, le sfilate in piazza, quelle cose, e sono andata a Riolo Terme, che era la preselezione, e sono rimasta abbastanza scioccata. Sai, ero andata lì perché io e mia sorella pensavamo andiamo a farci un po' delle terme, una cosa un po' leggera, invece era molto molto serio, era un provino per una carriera e per tante delle ragazze lì, magari sai, ragazze che non vivono nei centri. C'era qualcuna Roma, che poi è diventata famosa? Era l'anno di Dani Mendez, che mi ha anche fatto piacere, dico, beh, almeno ho vinto una straniera, già che io ero sempre la straniera a Londra, c'è una simmetria. E tu come ti sei piazzata? Ah, no, queste preselezioni prima di Sasso Maggiore, sicuramente mi avrebbero scartata comunque, io comunque sono andata e ho detto non è da me, e avevo un lavoro che mi aspettava a Londra, avevo una carriera, non era quello che volevo e non era quello di cui avevo bisogno. Capisco che tutti ti tirano sempre fuori questa cosa di Miss Italia, però... Tu spesso, soprattutto forse gli anni scorsi in cui si parlava molto del corpo delle donne, di questi temi, anzi ti ho sentita proprio criticare la TV italiana per come propone il femminile. Sai, ci sono tante È ancora così? Beh, non voglio criticare, ma quando ho visto Sanremo, e l'ho visto per molto poco tempo, ma quando ho visto Sanremo... No, ma non... Cioè, Belen e la Canalis va bene, anzi, cioè, sono simpatiche tutte e due, bravi, io non dico, è un programma di spettacolo. Ma chi era la terza? Cioè, quella molto alta? Sì, quella, cioè, lì non c'era neanche, nessuno aveva neanche fatto finta che lei fosse lì per altra ragione che il suo aspetto fisico. Allora quello dà un po' di fastidio. Io non dico, la televisione è una cosa visiva, ovviamente l'occhio vuole la sua parte, però ci deve essere un limite. Sicuramente non mi piace quando, tornando a Miss Italia, diventa letteralmente un provino e certi lavori che dovrebbero andare a gente con esperienza invece non fanno, e non aiuta nessuno, non aiuta nessuno. Ma questo non accade in Gran Bretagna, che ci siano spettacoli televisivi con ragazze che sono presenti solo in quanto belle? Non nello stesso livello, non allo stesso livello, veramente. E quindi quali sono i criteri? Quelli del talento? Sai, un look aiuta in televisione, soprattutto con i programmi. Tu stessa sei piuttosto bella. Sì, grazie, ma sai, se vuoi ragazze belle a prendere il TG, vai in una qualsiasi agenzia di modelle e le metti a leggere il TG, cosa che non fanno perché non lo potrebbero fare. Cioè, non sto negando che ci sia bisogno di un certo look in TV, però a volte, se solo quello, dà una cattiva immagine, perché allora gli esempi dove sono per le ragazze invece che vogliono fare una carriera in TV? Io non credo che Miss Italia dovrebbe essere un provino per i lavori più ambiti in televisione. Tu cosa... Beh, tu hai avuto questa proposta importante da Al Jazeera quando eri a Sky o a CNN? No, a Sky News. E hai deciso subito accetto? No? Beh dai, cioè, conosciamo tutti quello che si diceva di Al Jazeera, c'erano tanti dubbi su Al Jazeera. Io la conoscevo perché ovviamente, lavorando in una redazione, Sky News è un canale inglese ma comunque rimane sempre più internazionale, perciò allora conosci Al Jazeera e sai veramente cos'è. Ma quando l'ho detto alla mamma, le ho detto: chi ti ha offerto un lavoro? Con un leggera ansia nella voce. Perciò no, ci ho pensato molto, perché io lavoro per Al Jazeera English ed era un canale che ancora non era in onda, perciò dovevo lasciare Sky, dove comunque mi trovavo molto bene, per un canale che non potevo neanche guardare perché ancora non esisteva. Però poi, sai, ho aspettato, vedevo che anche altri colleghi che rispettavo molto nei network, non solo britannici ma americani, un po' da tutto il mondo, andavano. Allora ho deciso di prendere quella chance, e nell'ultimo anno Al Jazeera ha vinto il premio della Royal Television Society per miglior canale all news dell'anno, perciò una grande rivincita. Tu ti senti, dici noi di Al Jazeera? Quando... Non è stata una decisione come le altre, quella di andare ad Al Jazeera all'inizio. Ora è molto più facile perché ora è molto rispettata, ci parlano tutti, ma ricordi che non tanto tempo fa gli americani bombardavano i nostri uffici. Perciò tra tutti quelli giornalisti occidentali che hanno preso la decisione di andare quando è iniziata Al Jazeera English nel 2006, sì, tra di noi c'è siamo fieri. È vero che avete il video di Tolosa, della strage di Tolosa? Ci è stato mandato al nostro ufficio di Parigi un video su una stick del computer, martedì credo, e il nostro caporedattore, insomma, l'ha visto, anche guardando la data, era stato spedito il giorno prima che ci fosse la sparatoria dove è morto Mohamed Marei, il killer di Tolosa. Allora abbiamo dato una copia alla polizia, poi la copia i nostri capi direttori a Doha l'hanno guardata per vedere, sai, non sai mai, la prima cosa devi un po' verificare se è veramente quello che pensi che sia. Io ovviamente non l'ho vista, solo poche persone l'hanno vista, hanno detto che sì, sembra di essere quello, e non l'abbiamo mandata in onda. Tu pensi che con la fine di Bin Laden le cose siano completamente cambiate, oppure fatti come questi lasciano pensare che Al-Qaeda possa colpire ancora da un momento all'altro? Guarda, con dei colleghi alla fine dell'anno, diciamo, abbiamo fatto una lista tipo delle grandi news stories, cioè, perciò degli avvenimenti di quell'anno, e la morte di Bin Laden, l'uccisione, è tipo al sesto posto. Se pensi che c'è stata crisi economica, le rivoluzioni arabe, per me quello veramente sta cambiando. La morte di Bin Laden, sai, troverai sempre qualcuno che si vuole ispirare a qualcosa. Invece io credo che un'ondata di democrazia, e vedremo come andrà a finire nel mondo arabo. Invece sarebbe molto meglio per magari cercare di calmare le acque tra questi due. Ma l'ondata di democrazia da chi te l'aspetti? Beh, l'abbiamo già vista dai popoli. Dai popoli e basta, ed è interessante perché, sai, Bin Laden sempre diceva nelle varie cassette, diceva ai popoli arabi: voi dovete togliervi questi dittatori che prendono soldi dall'Occidente e dovete buttarli via ed iniziare uno Stato islamico. Invece loro hanno cacciato via i dittatori, sì, ma non per uno Stato islamico, lo Stato islamico come diceva lui, ma invece per cercare di avere della democrazia. Questo non vuol dire che ci potrebbero essere degli Stati islamisti, ma non quello che chiedeva Bin Laden. Ma il terrorismo secondo te è ancora un pericolo, insomma, codice rosso? Codice rosso, dipende, lo sarà, c'è sempre terrorismo di qualche tipo, credo. E quando senti di militari italiani morti in Afghanistan, che pensiero fai? È sempre diverso di quanto sento di altri morti, mi fa sempre un impatto superiore perché sono italiana. L'Afghanistan è una situazione molto delicata, credo che anche interessante, anche da italiana, per questi network internazionali, sai, c'è una grammatica nelle TV internazionali, perché noi diciamo i canali all news occidentali, ma non sono occidentali, sono anglosassoni, la CNN e la BBC, che sono veramente i nomi internazionali, sono anglosassoni, perciò quando guardi quei canali è come se certe vite abbiano più valore di altre, perciò la vita di un soldato americano ti fa la prima storia in un... insomma, in un TG, magari 2 soldati inglesi hanno lo stesso equivale, 5 europei, e devono morire 100 afghani per avere lo stesso posto nella scaletta di un TG. Perciò credo che quello, sai, a volte nei TG internazionali certe vite hanno valori diversi, però ogni volta che muore un soldato italiano, sai, mi colpisce sempre perché c'è quell'istinto di nazionalità. Tu pensi che rimarrai a Londra, che non tornerai in Italia? Non tornerai. Tra l'altro ora lavori in Italia perché hai il programma Cosmo su Rai 3. Praticamente vivo su un aereo. No, il tuo programma? Sì, abbiamo fatto una puntata del sesso e, sorpresa, abbiamo quasi raddoppiato l'audience. Chi l'avrebbe detto? Però era scientifico. Era un look scientifico al sesso. Sai che ti ho vista, era sul piacere femminile. Mi sono chiesta, ma l'avrà deciso lei il tema? No, ho detto di no. Non l'avevi deciso tu? Un po' parliamo tutti in redazione, però non è stata la mia idea, non sono andata lì a sbattere. Raddoppiata l'audience? No, raddoppiata, però insomma c'è da tun. E quindi il prossimo tema quale sarà? Cibo. Cibo e sesso, vero? Vedi? Ma da questo punto di vista, insomma, sei smaliziata, quindi ti presti volentieri a quel che funziona o fai delle battaglie per fare argomenti? Ah, guarda, ho imparato... Con Cosmo ho imparato molto sull'audience italiana. Prima di tutto, quando io lavoro ad Al Jazeera sono mezzo busto. Dici, cosa funziona? Cosa funziona? Sai, a volte abbiamo non un complesso di inferiorità, però sai, a volte noi idolizziamo il sistema anglosassone qui e lì. E nel sistema anglosassone, britannico, non americano, ma in quello britannico, i giornalisti sono completamente imparziali. Cioè non sai mai se un giornalista è di destra o di sinistra. Molti di loro non hanno nessuna affiliazione. E perciò, sai, io pensavo, ingenua, vieni in Italia e fai lo stesso, perché anche io, con la mano sul cuore, non sono particolarmente né da una parte né dall'altra, vado a temi. Invece io credo che il pubblico italiano vuole sapere da che parte sta, non si fida molto di questa obiettività, vuole sapere come la pensi tu. E quello è molto interessante ed è molto difficile cambiare questa... la mia mentalità, però mi sto adattando, spero. In bocca al lupo, grazie Barbara. Grazie mille. Grazie. Ci guarderemo domenica su Rai 3. Cosmo, il programma di Barbara Serra. Guardate, tra poco vi propongo un'intervista davvero speciale. Sapete che ogni tanto noi facciamo delle scommesse su dei temi molto forti, su dei personaggi molto speciali. Bene, la prossima intervista è una di quelle, con Fausto Paravidino. A tra poco. Bentornati alle invasioni barbariche, bentornati Allora, lui ha 35 anni, è un drammaturgo, un attore, un autore, un regista strapremiato, rappresentato in tutto il mondo, Fausto Paravidino. Ciao Fausto. Ciao. Un drammaturgo in uno studio televisivo, come si sentirà? Strano. Beh, non hai fatto, non credo, hai fatto diverse interviste in diretta, in studi televisivi, non mi sembra. No, qualche telegiornale ogni tanto, ma dura un pochissimo. E come ti poni rispetto a questa intervista? È strano, perché di solito in televisione faccio finta di essere un altro, invece fare finta di essere io non mi è mai capitato, spero di farlo bene. Perché questa sera non devi recitare. Dovresti essere Fausto. Insomma, ci provo, adesso si può fare del pirandellismo sul vediamo fatto che recitiamo sempre. Ma... Allora, Franco Quadri, il grande critico teatrale scomparso un anno fa, scrisse di te: un ragazzino che scrive commedia con la facilità con cui respira. Ti senti ancora un ragazzino? Un po' più afasico forse, no, non mi sento più ragazzino per niente. Ti dà fastidio che quando si parla di Paravidino tutti dicono il giovane prodigio, l'enfant prodigio, il drammaturgo, le cose che si dicono di te? Sì, un pochino sì, soprattutto mi dà fastidio quando mi dicono la giovane promessa, perché visto che è una decina d'anni che mi dicono giovane promessa comincio ad avere la sensazione di non averla mantenuta. Promessa io non l'ho letto però. Allora, moltissimi ragazzi vogliono fare teatro, pochissimi ci riescono. Tu perché hai iniziato a fare teatro? Ma io ho iniziato a fare teatro in una maniera un pochino naif, nel senso che ho iniziato a giocare come fanno tutti quanti i bambini, a giocare a Che lo siamo noi invece che a giocare coi giochi, no? Cioè alternarle tutte e due, che è ovviamente una forma di rappresentazione che normalmente si fa senza pubblico, e poi io ho cominciato ad invitare il pubblico a vedere queste cose partendo da un gruppo molto allargato, prima due genitori, poi due genitori di un mio amico costretto a giocare con me, poi 4 genitori, 6 genitori e via dicendo. Per cui non c'è un momento in cui ho iniziato, diciamo che a differenza di quello che fanno la maggior parte dei bambini non ho smesso. Non hai smesso e è cominciata subito ad andare molto bene. Il lavoro che hai scritto, Trinciapollo, è subito stato rappresentato, premiato. Subito hanno gridato, che ti piaccia o no, al miracolo di questo enfant prodige. Sì, perché io era parecchio tempo che facevo teatro a modo mio, però appunto gli altri non lo sapevano, per cui io sono... Tu dove sei cresciuto? Io sono cresciuto in un paese molto piccolo che si chiama Rocca Grimalda, che è in provincia di Ovada. E non fa provincia, i tuoi genitori cosa facevano? I miei genitori erano medici di base. Quindi i medici del paese Uno era il medico del paese nel quale abitavo e mia mamma invece era il medico del paese vicino. Senti, cosa è successo alla tua famiglia tra il 2005 e il 2006? Un'ecatombe è successo alla mia famiglia, nel senso che nel 2004, senza nessun preavviso, mio papà si è ammalato di leucemia ed è morto nel giro di 6 mesi circa, direi, mentre io ero a casa a girare un film, però giravo in provincia di Alessandria, per cui molto vicino all'ospedale, diciamo. E invece mia mamma era malata di tumore già da parecchio tempo, però faceva come fanno i tumori, che vanno un po' ci sono, un po' non ci sono, un po' ci sono, un po' non ci sono, ed è andata poi a morire praticamente meno di un anno, no, l'anno dopo, nel 2006. E quindi niente. Il fatto che fossero medici ha fatto sì che fossero consapevoli di quello che gli stava succedendo? Prima tuo padre e poi tua madre? Sì, in qualche modo sì, nella misura in cui uno può essere veramente consapevole di che cos'è una malattia, però certo avevano da un lato un organo privilegiato per sapere più o meno grosso modo che cosa gli stava succedendo, e quindi questa caratteristica dell'essere medici nell'affrontarlo, che non è detto che sia E tu e tua sorella, in quanto figli di medici, eravate in qualche modo preparate alla malattia? Insomma, nel senso che mi ricordo nel 2003 quando il cancro di mia mamma l'ha presa alle ossa, c'era un clima molto molto teso in casa, mia mamma era molto preoccupata e io ero a lavorare, a fare teatro a Bolzano, per cui non c'ero e li sentivo soltanto per telefono, e a un certo punto mia sorella mi ha detto: Marta mi ha chiamato e mi ha detto: ma che cos'ha? Che vedo che sono preoccupati, eccetera. E io sono cascato dalle nuvole con grandissimo tatto, che si dice a un fratello maggiore, ho detto: come, che cos'ha? Il cancro, no? E mia sorella ci è rimasta malissimo, ha detto: come ne sapevo io? Continuava a dire neoplasia, 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 per cui voglio dire, non è che da figli di medici eravamo proprio degli addetti ai lavori, ecco. Stiamo parlando di tutto questo non per farci i fatti tuoi, ma perché tu sulla morte di tua madre hai scritto una pièce teatrale. Cioè, in realtà quando l'hai scritta tu non sapevi cosa sarebbe diventata. Cioè, come è iniziata? Raccontalo tu. A scrivere il diario, che tra l'altro ce l'hai qui davanti, di Maria Pia. Il diario di Maria Pia è due cose: prima è il diario di Maria Pia e poi è la pièce teatrale che ho tratto da quel diario, che si intitola Diario di Maria Pia. E cosa è successo? È successo che quando lei è entrata in ospedale si è aggravata. Certo, quando lei è entrata in ospedale perché di botto ad interruttore ha perduto la sua autosufficienza. Prima era una donna molto malata, molto consapevole di essere molto malata e comunque autosufficiente, che cercava di avere una vita attiva, un pochino aiutata e via dicendo, con intorno delle persone, appunto in particolare Marta, io e Iris, che era mia compagna, che era lì in quel periodo, che è anche un'attrice, che capivamo che era molto malata, ma che eravamo lontanissimi dal pensare all'eventualità che un malato potesse anche morire. E poi di colpo ho avuto un attacco epilettico ed è successa questa cosa stranissima, che è diventata immediatamente un'altra persona, assolutamente non autosufficiente, con una grandissima difficoltà a parlare e via dicendo. Noi abbiamo starnazzato un pochino intorno a questa situazione, poi ci siamo trovati di colpo al capezzale di un malato terminale, che non era assolutamente una situazione che noi ci immaginavamo come imminente per noi. All'inizio lei era tutta intontita, un po' dai sedativi, un po' da delle cose che le davano per prevenire delle altre crisi epilettiche, e quindi noi avevamo con lei un rapporto ma come con una bambina, no? con una persona la cui vita intellettuale è di colpo finita e che quindi vive di relazione, vive di affetto, di contatto umano e basta. E in questo noi non facevamo molta fatica a riconoscere il medico, naturalmente, e la persona terribilmente consapevole e padrona della sua vita. Non sapevamo che cosa sapeva, che cosa non sapeva, perché avevamo un rapporto fatto di sorrisi e poco più. E poi un giorno inaspettatamente si è disperata, quindi restituendoci tutto un carico di consapevolezza del fatto che era la fine, e che questa fine, alla quale lei si preparava spiritualmente da tanto tempo, era completamente diversa da come se l'immaginava, perché lei, che era sempre stata una donna molto attiva, si era immaginata anche la sua morte come una cosa molto fattiva, aveva fatto con tutto l'entusiasmo che si può, se si può parlare di entusiasmo, le valigie per andare in ospedale. Noi avevo regalato i racconti di Chekhov, lei pensava che in ospedale avrebbe letto Chekhov, invece non riusciva a leggere, a parlare, a tenere nulla in mano, no? Per cui si è trovata sopraffatta da questo vuoto e da questo nulla, e in questo si è depressa, che è quello che proprio noi non ci immaginavamo, che una persona che già deve morire in più potesse anche deprimersi. E allora un po' la sua amica Ivana Pozzoli, che è una psicanalista, e un po' la sua oncologa, la dottoressa Varese, che è una dottoressa che si occupa del malato tout court, non soltanto della malattia, si occupa anche di chi ce l'ha addosso la malattia, l'hanno consigliato di raccontare questa esperienza in modo che questa potesse essere utile agli altri, dove per altri si intende altri medici, suoi colleghi e altri pazienti, perché il sintomo che l'aveva annichilita è questa cosa che si chiama fatigue, che è una sensazione di spassamento, fatigue, stanchezza, astenia, spossatezza, che ti intontisce ma soprattutto ti toglie qualunque... Cioè capacità. Il crollo, la depressione, da cosa l'hai capito, oltre al fatto, immagino, ma ha detto che voleva suicidarsi, quindi era un indizio abbastanza forte. Mm. E quindi tu le hai proposto di scrivere questo diario? Sì, appunto il suo medico, le persone che erano lì vicine le hanno proposto di raccontare questa esperienza anche dal punto di vista sanitario. Ma tu le facevi delle domande? Io le facevo delle domande. Da dove hai iniziato? Ho iniziato... non mi ricordo. Credo come stai, perché poi io scrivevo soltanto le risposte, però la sua prima frase, resa, può essere passività, per esempio, passività in senso positivo. Lei ha cominciato a raccontare proprio dal punto di vista sanitario quasi che cosa le succedeva, è partita dalla fatigue, dal cercare di spiegare che cos'è la fatigue, che la definizione che ha nelle enciclopedie mediche non è per niente, le sembrava che non arrendesse per niente l'idea di questa sensazione di vuoto, Quanto è durato questo diario? È durato più o meno fino a quando è stata in grado di parlare, quasi è durato direi un mese e mezzo forse. Quindi tu andavi lì, le facevi delle domande, scrivevi le risposte? Stavo lì tutto il tempo. E le risposte erano risposte che ti hanno stupito? Sì, un po' sì. Intanto mi ha stupito rileggerle, perché... erano delle risposte molto spezzettate, molto frammentarie. Mentre io scrivevo quello che lei mi diceva, io vedevo che lei parlava con una lentezza terribile, con la bocca imburrattata, come dicono i medici, e poi spesso si faceva un pisolino tra una parola e l'altra, no? Per cui io scrivevo tutto quello che diceva e mi sembrava che fossero... mi sembrava che fossero delle sensazioni più che dei ragionamenti, ed è stato poi soltanto rileggendo dopo le frasi in fila che mi sono accorto che erano fortemente di senso compiuto, che lette di seguito erano di senso compiuto. Cosa hai scoperto da quello che ti ha raccontato della morte, se hai scoperto qualcosa? O dell'avvicinarsi alla morte? Proprio questa sensazione di nulla è stranissimo, la sua ricerca del senso era interessantissima. Intanto ho scoperto, non so se l'ho scoperto, mi è venuto il sospetto, diciamo. Ho il sospetto che uno muoia soltanto quando ha deciso di morire, nel senso che è necessario un abbandono, può essere questione di un secondo, ovviamente se ti sparano non hai deciso di morire, ma nel momento in cui muori è perché la tua stanchezza ti fa rilassare, ti fa abbandonare, no? Lei sarebbe dovuta morire un pochino prima, insomma, secondo i medici era da un pezzo che era cotta per morire. Che cosa ti voleva dire, secondo te? Cosa ci teneva che rimanesse? Lei non lo sapeva in realtà, se lei avesse saputo che cosa doveva rimanere avrebbe fatto molto più in fretta. Il problema era proprio che questo rullo compressore, come lo chiamava lei, o questo mare di ovatta, tutte queste immagini che cercava per descrivere questa sensazione di vuoto, il problema è che era un vuoto di senso tale che lei aveva la sensazione retroattiva che tutta la sua vita non avesse avuto senso, per cui quello di cui aveva bisogno in quel tempo che le restava era di cercare il senso della vita, perché aveva una sensazione così spiacevole, così negativa. Quanti anni aveva, mamma? Aveva 63 anni. che le sembrava che nulla avesse avuto senso, e lei aveva avuto una vita felice, no? Diceva che non aveva paura di morire e soprattutto che... Questo lo diceva quando era forte, quando si preparava a morire in maniera fattiva, diceva che non poteva lamentarsi perché la sua vita era stata felice, ma messa di fronte a questa sensazione di nulla, di vuoto, non era più in grado di trovarne il senso, perché non voleva comunicarmi una cosa, stava cercando fortemente una cosa, e poi finalmente qualcosa è arrivato. Di che cosa? Sono arrivati i ricciolini, i rotolini dietro le orecchie sono arrivate, Cosa sono? Sono emerse delle cose da questa ovatta, da questo mare d'ovatta dove non emergeva niente, dove lei non sognava più, dove faceva tanta fatica a pensare. A un certo punto, dove si lamentava tanto di quel povero uomo, di suo marito, di quanto gliene ha fatte passare, via dicendo. Lei a lui o lui a lei? Lui e lei. Ed era vero? Sicuramente era vero, chi non fa vedere i sorci verdi alla persona che ama, insomma. Piano piano hanno cominciato ad emergere dei ricordi, hanno cominciato ad emergere delle piccolissime sensazioni piacevoli, sensazioni microscopiche però, sensazioni vitali, dei ricordi, dei frammenti di ricordi... Le gaufre, frittelle che mangiava in Belgio in vacanza, un momento bello insieme a Gianfranco, insieme a suo marito in una birreria a Chartres, dei piccolissimi ricordi di vita coi figli, di vita con Gianfranco, e anche tutta questa cultura l'è venuto... lì per lì, nel rullo compressore, in questo nulla, è venuto un rigetto per tutto lo sforzo, per tutta la fatica che aveva fatto per essere una donna intelligente, per cui con una grandissima voglia di buttare a mare tutta questa performance culturale che aveva fatto durante la sua esistenza. Come l'ha espressa questo rifiuto della cultura che aveva accumulato? Se l'è presa uno per tutti con Rifkin. Cioè, Rifkin ha fatto le spese di tutta la cultura, diceva che in questo mare di ovatta non sentiva più il bisogno di tutti quei libri, tutta quella cultura, diceva adesso non ce n'è più bisogno e forse non ce n'era bisogno neanche prima. Dice, leggere Rifkin, tutto quel Rifkin, io non mi ero mai accorto che avessi letto tutto sto Rifkin, non è che trovavo neanche libri in casa, però dice non ce n'è più bisogno, forse non ce n'era bisogno neanche prima, troppo Rifkin. Ma ha espresso dei rimpianti? No, non ha espresso rimpianti, ha sempre detto in quel periodo abbastanza chiaramente di non averne, avrebbe voluto più... vivere le cose in maniera meno ansiogena, questo sì, avrebbe voluto prendersi più tempo per fare delle cose per sé, per stare con i bambini, invece che appunto correre dietro al lavoro, alla cultura, a questo sforzo di essere più intelligente, insomma. Ora tu sei un drammaturgo, sei un autore e ci stai raccontando tutto questo, come poi è diventata la pièce che hai scritto e che hai rappresentato, però eri e sei anche suo figlio, e quindi ti vorrei anche chiedere emotivamente come hai vissuto quel mese. Questo non lo so in realtà, non lo so esattamente, non lo so particolarmente bene, quello che sto cercando di scoprire facendolo in teatro. Immagino che non stavo particolarmente bene, ovviamente, immagino che non stavo particolarmente bene, conoscendomi immagino di avere dissimulato meglio che potevo il mio non stare particolarmente bene, no? Tua sorella come stava? Mia sorella lì per lì ha avuto, poverina, mia sorella era molto più piccola di me, aveva 22 anni all'epoca, per cui aveva appena perso il padre. Aveva appena perso il padre che non le aveva fatto piacere, e per cui lì per lì quando si è profilata l'eventualità di trasferirsi in ospedale, di avventurarsi in una lunga e piacevole agonia, mia sorella ha messo avanti delle esigenze personali e reali, tra cui di occuparsi molto dell'università, che era qualcosa tra l'altro sul quale aveva la sensazione di avere un pochino deluso suo padre, perché l'anno prima aveva cambiato facoltà, delle cose del genere, per cui si è impegnata in maniera molto decisa nell'università, naturalmente senza trascurare la sua mamma, veniva, però abbiamo fatto delle scelte diverse e in realtà professionali tutte e due, perché non ho problemi ad ammettere che una parte della mia curiosità nel stare vicino a mia mamma in quel momento era di tipo estetico. Cosa volevi capire? Volevo capire cosa succede quando uno muore. Mi interessava veramente tanto quello che aveva nella testa e mi interessava anche la mia posizione, mi interessava... E pensi di averlo capito? Non penso di averlo capito, però appunto dico da un punto di vista estetico mi interessava, non penso di averlo capito, però penso di essere in grado di restituirlo, penso di essere in grado di riprodurlo abbastanza bene. Adesso io ho letto la pièce, non l'ho vista e spero di vederla presto, perché è anche molto divertente. Sì. Questa è una cosa molto importante per me, questa è divertente come uno non si può immaginare sentendo questo racconto, forse, e forse questo è il tuo modo di scrivere. Che questo è il mio modo di scrivere, ma questo è anche il mio modo di vivere ed era in qualche modo il modo di vivere di mia mamma, di non far tragedie, ma di non far tragedie non perché sia disdicevole, ma il non avere un atteggiamento drammatico nei confronti dell'esistenza. Un drammaturgo che non vuol fare le tragedie. Questa è una tragedia, però io non ho, come persona sono terrorizzato naturalmente dalla tragedia, della morte, della malattia, e forse dopo questa storia lo sono di più e non di meno, però come spettatore io non ho paura della tragedia, mi diverte molto, mi interessa e mi dispiace che il nostro paese culturalmente sia così poco in contatto con la tragedia, perché questo crea un meccanismo con la rappresentazione. Come reagisce la gente che viene a teatro a vedere? Esatto, infatti questo è il punto. La gente pensa, c'è ovviamente una buona parte di persone, c'è il pubblico che è il pubblico felice, insomma, quelli che capiscono la storia, la nostra tragedia, ci entrano dentro, la amano tantissimo e sono contenti di essere stati invitati a far parte di questa famiglia, a far parte di questa morte in ospedale, per il fatto che gli piace riconoscersi in questa vicenda che è raccontata in una maniera non drammatica, ma è raccontata come la vita, dove si ride e si piange senza una scelta di genere, no? E invece qualcuno reagisce, insomma, ci rimane male o soccombe alla messa in scena del tabù, per cui non trova niente di bello. Non trova assolutamente niente di bello nell'assistere alla rappresentazione della malattia e la morte, oppure reagisce con una specie con una certa forma di indignazione per il fatto che noi non siamo compunti. È un pochino come se facessimo le puzzette in chiesa, no? C'è la messa, bisognerebbe stare, la messa dei morti addirittura, bisognerebbe stare compunti e fare la faccia, quelli che fanno le prime della classe alle elementari quando recitano le poesie, no? Devo recitare la poesia, per cui assumo una faccia da poesia, no? Un'ispirazione compunta, un po' stampo da estetica vetero-cattolica, no? E noi in qualche maniera, per il fatto che che ci permettiamo di vivere la malattia in una maniera diversa, produciamo qualcosa di disdicevole. C'è un personaggio nella commedia che io amo molto, che è un personaggio che ha una sola battuta, che però è molto indicativa, che è il nostro vicino di stanza. C'è un momento tragicissimo nel quale noi stiamo imboccando Maria Pia, che non vuole a nessun costo inghiottire. Allora noi apparecchiamo naturalmente tutto un teatrino, tutto uno spettacolino, cerchiamo di farla ridere, di rendere divertente questa cosa. Lei effettivamente si diverte, per cui si disamora alla cosa che avrebbe dovuto fare, che è mangiare e deglutire, e si mette invece a partecipare di questa specie di festicciola ospedaliera. Quindi, come succedeva spesso, noi ci troviamo a fare baccano nella nostra stanza e soprattutto a ridere in ospedale. E irrompe molto arrabbiato, questo appunto è un fatto storico, irrompe molto arrabbiato il nostro vicino di stanza, quello che stava nell'altra stanza, che sta vivendo una situazione assolutamente identica, simmetrica, come è simmetrico il corridoio con sua moglie invece che con sua mamma, e ci sgrida tantissimo a tutti quanti con queste parole: voi qui ridete e scherzate, ma guardate che qui c'è gente che soffre davvero. Poi se ne va, cosa è successo, cosa non è successo, mia mamma si fa spiegare, diciamo guarda ci hanno sgridato perché hanno detto che loro soffrono davvero, mia mamma dice vabbè cercheremo, ci accordiamo sul fatto che dovremmo essere più compunti per rispetto nei confronti del vicino di stanza. Allora, il vicino ovviamente non entra nel merito di come dovrebbe lui vivere le sue disgrazie, no? Poveretto, era nella nostra situazione e l'ha vissuta come poteva e come gli piaceva, ma interpreta bene l'atteggiamento di un certo pubblico e soprattutto anche di tanti addetti ai lavori, di tanta gente che fa un mestiere come il mio o simile al mio rispetto a certi temi, no? C'è un atteggiamento obbligatorio che è quello della compunzione. Se noi facciamo così vuol dire che facciamo male perché non stiamo soffrendo bene, soffrendo davvero. Senti Fausto, come se n'è andata la mamma? E piano piano si è spenta sempre di più. Io ho smesso di intervistarla quando ho visto che lei aveva piacere ancora di parlare, ma quando ha perso completamente di vista l'azione di scrivere, di fare questa cosa per gli altri. Allora quando ho visto che lei non l'aveva più in mente ho smesso, perché mi sembrava se no osceno star lì a rubarle delle cose che lei non voleva dire pubblicamente, perché è un diario pubblico ovviamente, e per cui abbiamo parlato sempre di meno e poi siamo andati sempre di più verso una vita fatta di relazione sempre meno verbale. Le parole piano piano si sono staccate dal loro significato, hanno avuto un significato sempre più astratto e poi è finito in una vita fatta di sorrisi, e poi sono finiti i sorrisi, è iniziato quello che i medici dicevano che era un coma epatico, che è quando una persona comincia a essere quasi completamente inespressiva e i contatti diventano sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno. Però direi che in qualche modo fino a quando non è morta davvero abbiamo avuto, mi pare, sempre la sensazione che ci fosse un punto di contatto, almeno uno al giorno. Senti, beh, stavolta abbiamo parlato del diario di Maria Pia. In realtà con uno come te ci sarebbe da parlare di cinema, insomma delle mille cose che fai, però insomma volevamo parlarne bene. Dici solo se sarà rappresentato ancora, se riusciremo a vederlo. Io spero tanto di sì. Noi... Da chi dipende? Dipende un pochino dal Teatro Regionale Alessandrino, che sono i produttori dello spettacolo, un teatro molto piccolo, ma insomma sforzandosi siamo riusciti a fare. Ma tu sei il giovane prodigio del teatro italiano? Non è mica facile, non è facile fare... Ho letto delle critiche entusiastiche, non è facile. Poi dipende dai teatri, che lo vogliono comprare. Questo è uno spettacolo piccolino, però è fatto un grazie di Dio. Sono vabbè, quando lo fai noi ci saremo. Va ciao bene. Fausto. Ciao. Grazie. Tra poco Vanessa Incontrada, però prima i nostri classici talk show di costume. Questa sera parliamo di vivere in città, pare che sia quella la cosa più ecologica, altro che campagna. A tra poco. Bentornati alle invasioni barbariche, siamo in diretta da Milano, tutta mia la città abbiamo intitolato questo talk show, si chiamano City 2.0, le città del futuro, come annuncia TED, la conferenza che si tiene in California sulle idee che valgono la pena di essere diffuse nel mondo. Nell'ultima, che si è tenuta poco tempo fa, è emerso che la città si è ripresa il suo ruolo di cuore dell'innovazione, quindi noi che siamo convinti che non si può, insomma, diciamo che mainstream ormai è l'idea che dalla città si debba fuggire, che si viva bene solo in campagna, non è detto che sia così. Allora, ne parliamo questa sera con Carlo Ratti, architetto e ingegnere al MIT, il mitico istituto tecnologico americano. Ratti è nato a Torino, vive fra Boston, Parigi, Shanghai. Allora è appena arrivato da Mosca, mezz'ora fa, domattina va a Rio de Janeiro, molto occupato. Andrea Pinketz, buonasera. Stanziale invece, sì, a Milano, no, scrittore e giornalista. Benvenuti a Jonathan e Dario, ovvero i giardinieri in affitto, in onda su Lei TV. Jonathan Clark è scozzese, da Londra è passato alla campagna bolognese. No, sono inglese, è nato in Scozia. Ah, scusami, perché so di aver fatto una gaffa proprio, mi devi perdonare. Dario, tu sei siciliano? Io sì. Meno male. Però adesso sei invece diventato cittadino e ti godi le terrazze del centro, sì, più o meno. Un'altra coppia, Chris and Chris, benvenute ogni weekend su Radio 105, però voi venite dai boschi canadesi, le praterie americane, insomma, grandi esperti di natura. Beppe Tosco, scrittore e l'autore storico di Luciana Littizzetto. Buonasera Beppe, tu hai scelto la campagna. Da 23 anni, 23 anni che sto lì, da quando è nata mia figlia. Un barattolo la scelta per te. Sì, perché la mamma della futura nata ha detto possiamo stare qui dove il passeggino è all'altezza degli scarti. Torino. Però stavo a Roma allora. Ah, siete torinesi intanto, ecco, sì, usciamo subito a parenti. Torinesi. Però e non invece, ci stiamo però nessuno dei due secondo Carlo Ratti il futuro è la città. Ma no, io non secondo me il futuro è la città. Noi ci occupiamo di città sia nel laboratorio che abbiamo a Boston, che a Singapore, che nell'ufficio a Torino. L'aspetto interessante è che oggi c'è una condizione interessante. La Cina, ad esempio, sta pianificando di costruire più città di quante l'umanità abbia mai costruito in tutta la sua storia, e quindi dobbiamo assolutamente confrontarci con questa situazione che riguarda tutti i paesi emergenti, ma riguarda anche l'Europa e tutto il West. Allora, a noi interessano cose un po' terra-terra, tipo dove si vive meglio. No, ma lei dove vive? Beh, io vivo sia a Boston che in Inghilterra, che a Torino, a Singapore, ma... in tutti questi posti? No, tutte città? Cioè, no, perché perché lavoriamo in questi vari posti, però dove si vive meglio? Ma secondo me ci sono due temi diversi, che sono quelli anche di cui iniziavamo a discutere un po' prima. Uno è il tema a contatto con la natura. E questo però non è necessariamente campagna-città. Ad esempio, se uno prende una città come Singapore, una città che ha deciso di trasformarsi praticamente in un grandissimo giardino. Se uno prende... È orribile Singapore, tra parentesi. Sei stato? Sì, è la Svizzera del sud-est asiatico, per certi versi. Può piacere o non piacere, però... quindi tu non sei stanziale solo a Milano? Io sono stanziale a Milano perché cerco di andarmene il meno possibile, delle volte sono costretto e ci vado. E perché ti piace tanto stare a Milano? Perché è una città... Intanto sono nato a Milano da madre trentina e da padre di origini irlandesi, per cui era il concetto della città. E poi perché... La città, a me fa orrore veramente il concetto della natura, quindi a me la città piace molto, persino Singapore mi piace, nonostante tutto, non ci vivrei come non vivrei a Zurigo, a Berna, Però la natura è qualcosa di terribile, la natura per ciò che mi concerne, per l'amor di Dio, poi parleremo. Guarda, mi sono messo la cravatta con le mucche apposta per far capire che non sono così negativo nei confronti della... Cosa ti spaventa della natura? Una grandiosa frase di Céline, tra l'altro, che dice che la natura è spaventevole per tutti i propri effetti e che quando anche viene addomesticata per un uomo cittadino, quindi un uomo urbanizzato, ha qualcosa di inquietante. A me la paura fa... Jonathan è scappato da Londra. Certo, immagini la natura, ovviamente, perché la città ha bisogno della campagna. Assolutamente, però appunto io l'olio pregiato viene da altrove, ma lo uso in città. Secondo me la campagna è più importante. Voi lo fate, io usufruisco altrove. No, allora non lo so, dico, ma... l'aceto balsamico non ho nulla contro l'aceto balsamico. Jonathan, tu hai vissuto a Londra quanti anni? 9 anni. E hai scelto di andare via da Londra, che è una città bellissima. Parlavamo con Ratti di bei posti, no? Londra è una stupenda città, con molto verde. Sì, con molto verde. Infatti ho vissuto nella parte più verde possibile. Sono andato in un'altra parte dove non c'era verde e stavo malissimo per un anno. Però sono uscito dalla città perché ero stressato. È una città con molta pressione, molta frenesia. Volevo una città più piccola, quindi sono andato a Bologna. Adesso sono appena trasferito in campagna, un sogno per un paio di anni. Adesso sarò meglio in paese, perché... scusa. In che paese stai, vicino a Bologna? Nei Colli Bolognesi. No, ma dimmi di preciso, perché io sono di quelle parti, sono curiosa. Pianoro, vicino a Pianoro. Certo. Sì. E cosa hai trovato a Pianoro che a Londra era impossibile trovare? Secondo me a Pianoro c'è tranquillità, c'è la possibilità di fare orto, fare giardino, di vivere in modo più sostenibile, vivere autosufficiente. Questo è il mio sogno, di sviluppare in maniera, perché... siamo in una situazione adesso dove, secondo me, è difficile per la città essere sostenuta da tutto il cibo che ha bisogno. Petrolio sta andando via. La città ha bisogno di avere la campagna in città. Dobbiamo... trasformare la città in campagna. Una precisazione però, perché qui stiamo parlando delle città del futuro, che sarebbero, da quanto ho capito, comunque città dove si riesce a fare questa cosa qua di vivere al ritmo della natura e di fare delle cose, di essere un po' più autosufficiente, se non sbaglio. Forse. E quindi alla fine, forse è sempre lo stesso discorso che dicevamo prima. Dobbiamo ancora parlare tra la natura di dove e la città oggi. Di dove siamo. Tu, ad esempio, dove abiti, Chris? Allora, io adesso abito a Milano, però vorrei precisare che io, quando ho fatto la mia bambina, avevo fatto la scelta di andare a vivere a Maui, in mezzo alla natura, ma perché la mia era una scelta, sì, un po' di questo di essere autosufficiente. Maui nelle Hawaii. Nelle Hawaii. Proprio dietro l'angolo. Capito? Che non è la campagna, però, ma è proprio così, non è la campagna, perché... si fa la differenza tra campagna e città, si parla anche di mentalità e possibilità di interagire con delle persone. Quindi adesso non so... Quanto ci sei stata alle Hawaii? Sono stata un anno alle Hawaii. E come mai sei tornata? E sono tornata per lavoro, ma ci tornerei subito a vivere, anche perché comunque con una figlia... Non sei la sola, ma è diverso il concetto. Cioè, il fatto è proprio che per me la campagna significa... sterco di mucca, significano zanzare, significa che non ci sono luoghi di aggregazione se non uno, l'unico bar del paese, per cui sei costretto a vedere della gente che ti sta anche sui coglioni, capito? Questa è la differenza tra città e campagna, certo. Ma non è la differenza tra città e natura. C'è già un altro discorso. A te piace, Beppe, questa dimensione di un... Sì, sì, Torrita Tiberina, è un mondo. E tu ci vai a quel bar... Vado nel bar, la barista è di una stronzeria insopportabile. non ti saluta quando entri, non ti saluta quando esci, alle volte non ti dà il caffè. Ora sta guardando. Ti toglierà il saluto definitivamente. Dopo no, ma glielo ho già tolto io, non ci salutiamo più. Entriamo, dico un caffè. Lei alle volte me lo dà, lo prendo, lo bevo e esco pagando, perché se no mi insegue. Ma tu parli con i vecchietti, sì, o le persone che frequentano il bar? Tutti, li conosco tutti, mi conoscono tutti. Pensa che, ecco, ma tu i vantaggi. Allora, primo, l'attore televisivo, sì, come fai a vivere in campagna? Quando facevo l'attore televisivo non lavoravo, facevo l'attore teatro, non vivevo in campagna. Oggi ma l'autore, io sono l'uomo più felice del mondo, scrivo, quando non ne posso più esco fuori e porto un ulivo. Mi riposo, torno dentro, torno a scrivere e sto benissimo. Ho una vasca da bagno messa in mezzo agli ulivi, senza acqua, metto l'acqua dentro, a mezzogiorno più o meno è calda, mi ci metto dentro nudo e sto lì una mezz'oretta. Che bello, mettere questo con un brano all'inglese. Cioè, ma è piena di sé. Lui nudo nella vasca. Dario, invece tu dove sei nato e come hai vissuto e dove stai adesso? Beh, io sono nato ad Augusta, che è una cittadina sul mare, però ho vissuto in campagna, una campagna facile perché era a pochi chilometri dalla città, quindi io amo molto la campagna, ho visto la campagna proprio quella del lavoro perché i miei nonni erano contadini e anche i miei zii lo fanno ancora oggi, per cui ho visto la fatica e il lavoro, me la sono goduta molto. Però ho bisogno sempre della via d'uscita facile, quindi mi piace anche tornare in città, adesso vivo a Milano e devo essere sincero, io me la godo parecchio come città. A te Jonathan non manca, né Londra né Milano, stai bene a Pianoro? Sto bene a Pianoro, sì. Ogni tanto torno alla città, non è una cosa che non mi piace. Cosa sono le cose, perché voglio tornare a Ratti, delle città che vi danno più fastidio, che fate più fatica a sopportare? Io noto che tutte le volte che rientro, io sono canadese, quindi sono cresciuta in mezzo al verde, tutti i viaggi con la famiglia lo facevamo al lago oppure nel campeggio dove ci sono orsi che vengono fuori di notte, quindi bisogna prendere delle precauzioni per mettere via il cibo, insomma, quindi ho vissuto veramente una natura interamente intensa, proprio tutta la mia crescita, ma devo dire che tutte le volte che magari vado a trovare la mia famiglia in Canada e rientro in Italia, a Milano, che purtroppo vivo in città, però rientro a questa città che è molto frenetica e noto subito che la gente è veramente infelice, sono molto incazzati, nessuno sorride. Andrea piace questo. Piace questo. Non solo, ti dirò di più, non so se noi ci conosciamo da tanti anni, non so se te l'avevo mai raccontata, in un laghetto, in un posto idilliaco, sono stato aggredito da un cigno, che è un animale tra i più stronzi che ci siano in circolazione. Mi è venuto in mente perché lei parlava degli orsi e delle cose. Guardatevi bene dal cigno, altro che la cosa del cigno. Morde. Un mio amico l'ha pescato con la canna. In un laghetto ha agganciato questo cigno che ha cominciato a fare dei salti di metri. Perché sei scappato, Tosco? Prima ti ho interrotto il racconto, il barattolo, perché sei scappato dalla città? Perché la mamma di mia figlia diceva: possiamo portare sto passeggino all'altezza dei tubi di scarico delle macchine di Piazza Argentina, per esempio? Ho detto, hai ragione, andiamo a star fuori, anche perché io già mi piaceva andare a pescare, piaceva andare in canoa, piaceva andare a tutte cose che si fanno fuori della città. Sì, però si possono fare, scusa, il weekend, certo, non è certo. Che per però forza il weekend, a pescare tutto il giorno. Aspetta, hai ragione, però il weekend sono tutti i cittadini che vanno fuori, invece io mi trovo il lunedì, per esempio vado a sciare il lunedì dove non c'è nessuno, ma è il lavoro che me lo permette, nel senso che io vado quando posso, magari lavoro la domenica e il lunedì sto fuori. Ma a me della campagna piace il non addomesticato, quella zona lì dei Monti Sabini è selvatica, io davanti in casa mi entra, in casa no, ma a 3 metri più in là mi passa l'istrice o il cinghiale e li vedo, le notti o li sento. Una volta ho piantato delle fave, ho aspettato 4 mesi che ste fave fossero alte, il giorno che ho deciso di raccoglierle esco, c'è più niente. Era passato il cinghiale, quello, le ha mangiate tutte, era il momento giusto, l'ha scelto un giorno prima e sono contento così. Cos'hanno le città che non ci può dare un contatto solitario con la natura? Ma io credo che qui abbiamo 2 temi separati, perché c'è un tema della natura, di vivere a contatto con la natura, e penso che a parte il mio vicino qua di banco, a tutti piaccia alla fine stare a contatto con la natura, stare all'aperto, fare cose all'aperto. Però la cosa interessante è che oggi riusciamo molto di più a portare la natura in città, e questo ci sono tanti esempi, cioè riusciamo, paradossalmente usiamo la tecnologia per portare più natura in città. Rendere anche nostre... in Italia ci riusciamo? Secondo me sì, ad esempio... Però è molto addomesticata quella natura. No, ma pensate come è cambiata a New York, ad esempio, con la High Line. Non so, noi abbiamo fatto un progetto piccolo qua a Milano, che è il Caffè Trussardi dietro Piazza della Scala, e lì abbiamo cercato di portare per ogni macchina che c'era prima 1 metro quadro di verde dentro questo Deor, dentro questo Deor che ha questa nuvola verde sopra. E quindi suona tutto però molto di lusso, molto esclusivo, molto apprezzato. No, ma riusciamo a portare comunque a vivere anche in città, più come fossimo in campagna. Quindi questo è l'aspetto di essere a contatto alla natura. Ratti, però, ma nelle periferie, quelle brutte che ci sono, a Milano ci sono, ce ne sono parecchie, è sostenibile un'idea di futuro nel giro di quanti anni, dove sia diritto di tutti avere un po' di verde? Io penso di sì, ci sia, e ci stiamo arrivando. Però l'altro aspetto, secondo me, della città, invece, quello di cui non si è parlato, è che la città, la cosa interessante di essere in città è che ci sono un sacco di cittadini, di persone, ci siamo noi. Certo. E questo è un punto cruciale. È l'aspetto bello. Mi sembra che anche chi parla del cinghiale poi dice, porca miseria, quando vado al bar trovo sempre la stessa persona. E su questo c'è un aspetto interessante che ha studiato uno scienziato americano, si chiama Jeffrey West, ed è il fondatore del Santa Fe Institute. Jeffrey West ha fatto questo esperimento, ha preso delle città di taglia diversa, città piccole, paesi piccoli, diciamo al limite di paesi, e città sempre più grandi. Tipo? No, ha studiato proprio a livello mondiale, ha preso le ordinate per taglia, e quello che ha scoperto è che se noi raddoppiamo, ad esempio, la taglia di una città, tutta una serie di parametri legati all'interazione sociale, legati al numero di brevetti che mettiamo, legati proprio alla ricchezza dei rapporti sociali, crescono più del doppio. Quello che si chiama, lui in gergo lo chiama super linear scaling, cioè un scaling crescono. C'è più ricchezza. E quindi in un certo senso questa è la ricchezza, intendo umana. E questa, se volete, è un po' la magia della città, perché le città una volta non c'erano. 7.000 anni fa le città non esistevano. Poi a un certo punto nell'umanità nascono le città, e nascono proprio per portare le persone insieme. Quindi la differenza non è tra la campagna, che io penso che a tutti o quasi tutti piaccia la vita naturale. La questione è appunto di essere insieme e di quello che si riesce a fare quando siamo in tanti, con idee diverse, che possiamo incontrarci, scambiare quello che vuoi, e insieme in una città. Quindi però, penso che questo alla fine è poi proprio il motivo di fondo dell'esistenza della città. Pensa, Pinkez, un cervellone come Ratti sta dicendo una cosa che tu pensi da sempre. Guarda che allora io sono un cervellone che Ratti me lo paco come un uccellino per restare. Ma lui lavora al MIT, mica al bar lì dove lavora. No, ma volevo dirti una cosa, quando tu parlavi del discorso del concetto di lusso, che è vero, perché Milano è una città che ha il verde ma all'interno di palazzi prestigiosi. Non è vero che non c'è il verde a Milano. In via Vincenzo Monti ci sono delle case in cui il verde... No, sai che cosa però? Ti interrompo. Mi sembra che, forse dipende anche dalla composizione di questa sera, sono tutti un po' lussi quelli che stiamo esprimendo. Sia il tuo, Beppe, che sei andato là in quel posto meraviglioso, che insomma, i giardinieri, il vostro programma dei giardinieri, anche lì a chi ci si rivolge, a chi ha un giardino, chi ha una terrazza. Però non è detto che qualcuno con un davanzale non può avere qualcosa per produrre. Infatti, basta poco per produrre anche cibo, perché anche secondo me nella città abbiamo bisogno di produrre cibo, come in Inghilterra durante la guerra sono tutti che hanno prodotto cibo nella città. Come si fa a produrre cibo in un appartamentino? Boh, magari il basilico sul balcone è in un modo piccolo, poi anche cresce pomodori, no? Beh, però la città è ricca di orti, ed è ricca anche di incolto, e ci vogliono delle luci forti. Ci sono tanti spazi nella città che sono rimasti ancora incolti, ci sono dei vuoti urbani, e molti ortisti, che principalmente sono anziani ma adesso anche dei giovani stanno cercando, utilizzano questi vuoti della città per trasformarli in piccoli giardini, non soltanto orti per la produzione, per la sussistenza, ma anche luoghi dove piantare l'ombrellone, mettere le sedie, passare l'estate. Milano è piena di questi spot. Ma tu proprio niente, non hai neanche un balconcino con una piantina? No, mia madre sì. Che tu vivi sempre con la mamma rigorosamente? No, vado a colazione. Te la portiamo noi la no, no, ma no, portala mia madre, già che vuoi. Ma tu non senti questo bisogno di rapporto con la natura? Assolutamente no, ma ti dirò di più rispetto al discorso che stavamo facendo prima. Tu pensa che le periferie, anche quelle milanesi, anche quando sono degradate, in fondo sono delle campagne che noi abbiamo urbanizzato male. Quindi la campagna c'era, noi l'abbiamo urbanizzata male. Beh, e questo non capisco se lo dici con orgoglio. Questo è assolutamente negativo, perché la città deve essere Londra. Chi è di Londra? Io sono di Londra. No, lui ha vissuto 9 anni, non facciamo caso. Vi faccio vedere una storia esemplare. Allora, i milanesi qua conosceranno la sua firma, che è quella di Dumbo, forse il più famoso dei writer milanesi. C'era scritto Dumbo dappertutto a Milano. Adesso tu sei di Torino, anche voi avrete i writer a Torino, immagino. Allora, questo Dumbo, che per i milanesi è stato davvero un mito, sai, di quelli cool, uno dei primi writer che faceva le taghe nei posti più pericolosi, quindi tutte le immagini intriso di città, di essere metropolitano fino ai denti, ha fatto una scelta come quella di Beppe Tosco, guardate. Ho utilizzato la città come parco divertimenti e lo facevo scrivendo sui muri. Dumbo era la mia tag e mi divertiva a scriverlo in giro il più possibile. La città mi ha cresciuto, mi ha coccolato, mi ha odiato e mi ha arrestato e mi ha premiato e continua a premiarmi. Io ero frutto della città. Portandomi in campagna non è un rinnegare la mia provenienza. La tenuta è grande, all'incirca 500 ettari, per darvi un'idea è 2 volte Central Park, di cui il 60% più o meno bosco e poi il restante appunto sono pascolo o campi. All'interno della fattoria io sono il tuttofare, poi in realtà cerco di ritagliarmi il tempo per le mie cose, insomma, di base sono artista. In più faccio il padre, questo è abbastanza impegnativo, in questo momento mi sto trovando benissimo, io a Milano più delle volte non ero sereno, non avevo il tempo, il più delle volte chiedevo se diventare padre fosse stata la cosa giusta. Insomma, in campagna queste domande sono praticamente scomparse. Non me le pongo più. In città il silenzio costa, qui è gratuito. Ecco, la concentrazione in campagna si può trovare. Guarda, francamente è così bello, ogni tanto ho la sensazione di disprezzarlo, ti giuro. Vedi, scusa, sul finale siamo assolutamente d'accordo, io e Dumbo. Che è così bello che in certi momenti ti viene la sensazione. Ratti, che a parte il discorso che capisco benissimo dei rapporti umani, semplificando quello che lei ha detto prima, ma faccio fatica a capire, sarà che noi viviamo a Milano, che è una città molto bella ma con ancora grandi problemi di vivibilità, faccio fatica a immaginare questo futuro ecosostenibile che lei cita. Intanto un futuro che dobbiamo assolutamente trovare, nel senso che a parte noi, a parte l'Italia, a parte l'Europa, appunto con la quantità di città in costruzione nel Medio Oriente, in Asia, eccetera, abbiamo assolutamente imperativo che troviamo un futuro sostenibile nella città. L'aspetto interessante però, se parliamo di nuovo, secondo me c'è questa confusione con la natura, e con la natura che piace a tutti chiaramente, come abbiamo visto in questo esempio, ma se guardiamo ad esempio a quanto consuma ogni persona, nella città la persona consuma di meno, perché chiaramente quando siamo in campagna gli spostamenti sono molto più grandi, se viviamo allo stesso modo, se non viviamo all'antica, se viviamo nello stesso modo, la campagna è un sistema meno efficiente per vivere tutti insieme. Quindi se parliamo di ecosostenibile, anche da questo punto di vista la città è non il problema, ma può essere la soluzione. Hai capito? Sei ecologico, Pinkers? Io sono assolutamente d'accordo con lui, tranne su Singapore. Questa cosa non ho. Ma perché il problema non è non è quello di vivere con tante persone. Se una città potesse offrire le viste che abbiamo visto alla fine del video di Dumbo, si poteva stare benissimo, ma la città annulla i sensi con il traffico, con i rumori, cioè è però un distacco. Però in campagna consumiamo di più, perché dobbiamo usare la macchina per le distanze. Bisogna vedere se uno usa la macchina per le distanze, bisogna vedere come una persona vive in campagna. Certo. Il mio discorso è uno che ha a che fare con la natura umana e di poter condividere delle viste di un certo tipo, di sentire gli uccelli. Ma posto di poter... che tutti, come abbiamo detto, amiamo la natura, tranne Pinkett, ci piacciono gli alberi, eccetera, eccetera. Però se uno fa un discorso, ho capito bene, di responsabilità del futuro, dovrebbe imparare a progettare a vivere in città? Beh, sì, cioè la città appunto è, da questo punto di vista, se pensiamo alle risorse che vengono usate, se pensiamo a come vivere in modo più sostenibile, è il posto dove riusciamo a vivere con meno risorse, consumando meno energia. Ma di nuovo, secondo me, dobbiamo pensare alla città e tante cose, il traffico di Milano, ma anche ad esempio Copenaghen, una città dove tra il 30 e il 50% delle persone vanno in bicicletta tutti i giorni. Se siamo in mezzo alla campagna a 30 km di distanza non lo possiamo fare. Siamo Copenaghen indietro, dove ad esempio la gente fa il bagno nel porto, quindi si tuffa d'estate e fa il bagno nel porto. Quindi la città è tante cose. Il bagno nel naviglio lo vogliamo parlare? E quindi cos'è? Dove vorresti vivere, Chris? In Australia. A me piacerebbe, sarebbe il mio sogno di vivere in Australia. Credo che ci sia tutto quello che insomma una persona potrebbe sognare, no? C'è il mare, c'è la natura, c'è la gente. E quando eravate andate all'Isola dei Famosi, però voi non vi eravate trovate bene. Volevo dire questo, perché comunque prima si parlava dell'unità di stare insieme con le persone, ma credo che il grande problema è proprio l'attitudine della città, cioè l'attitudine che hanno le persone, perché noi che siamo stati lì sulla quarta edizione dell'Isola dei Famosi, quando ci hanno chiamato eravamo entusiasissimi, perché abbiamo detto sì, l'avventura, la natura, possiamo seguire proprio il ritmo della natura. Il terrore di Andrea è il nostro, di vivere proprio a ritmo con la natura. Quanto è stata una bella esperienza, perché abbiamo proprio seguito il ciclo della natura andando a letto alle 6 di sera. Invece era il purgatorio di chi ama la natura, perché si trovava di fronte alle persone che avevano questa attitudine, l'attitudine della città, arrabbiato, frettoloso, stressato. Questo è il motivo per rincazzarsi con l'altro. Alle 6, quindi io già starei dormendo da 2 ore. Ma volevo dire una cosa a proposito del fatto che la città consuma meno. Ho pensato, siamo in crisi economica, la paragoniamo a quella della guerra. Io penso che nel dopoguerra molte famiglie si sono salvate perché avevano o il nonno o lo zio in campagna che continuava a produrre qualche cosa, e le città erano più piccole. Se noi avessimo una situazione d'emergenza come quella del 1944, immaginiamo Roma con quante decine, cosa avrà, 12 milioni di abitanti, senza un pezzo di terra e senza più un nonno in campagna che ha 10 uova da darti, un pollo. Ma io avevo una mia zioghina che ha dei terreni nel Forlivese, no? E lì i vigneti, tra l'altro, a Sangiovese. E quindi sarei andato da lei in quell'occasione. Adesso da chi però non sarei rimasto lì tutta la vita. Vabbè, spero di avervi dato qualche spunto di riflessione. Adesso, insomma, la chiudiamo un po' così. No, molto veloce. Velocissima. Non leggevo il cartello, un quarto d'ora che mi dicono di chiudere. No, te la chiudo subito. L'esperienza più traumatica che ho avuto dopo la morte di mio padre, mia madre, per farmi socializzare con gli altri bambini, mi ha mandato nei lupetti. E quindi io dovevo fare questi campi estivi e queste cose. Vedi come le persone prendono l'esperienza diversamente, anche Tosco. Io vi ringrazio e ci vediamo con Vanessa Incontrada. Grazie a tutti. Ciao. Lo sapevo. Grazie. Signori, Vanessa Incontrada! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Evviva! Buonasera! Stai comoda? Io? Allora... Daria e io abbiamo la stessa costumista, che la saluta Lausoni. Mi ha messo un bello, ma non riesco a alzare le braccia. Quindi questa è tu non t'azzardare a farmi domande troppo complicate. Quindi tu non ti devi muovere, vieni che ti accompagno. Così, non faccio, no, sai molto bene però. Seduta va bene, cercherò di non... aderente. Se sentire un rumore è il mio vestito che... saranno qua grazie, tutti Susanna, che... grazie, ti voglio bene. Saranno qua tutti che sperano. Scommetto che tu non ti ricordi il nostro primo incontro, io me lo ricordo benissimo. Secondo me era 15 anni fa, 14 anni fa. Madonna. Situazione promo di Mediaset, quindi situazione molto imbarazzante, almeno per me. No, ma tu non ti ricorderai, io sì, perché è la prima volta che ti... l'unica credo che ti ho vista. Allora, promo di tutti gli artisti Mediaset, molto imbarazzante, io per me è terribile. Mm. Tutte le donne, come si usava allora, truccatissime, trucco parrucco, tu continuavi a metterti il lucida labbra. Il burro di cacao che tuttora faccio. Ecco, che era l'unico trucco che avevi. Mm. E solare, bella, semplice. Madonna, 14 anni fa. No, ma sei uguale. Sono uguale? Non sei il lucida labbra non ce l'hai questa sera? No, non hanno voluto, anche perché quando parlo troppo poi mi rimangono le labbra un po' attaccate, quindi... Però c'ho il burro di cacao. Ce l'hai. Quello sempre. Mi aveva molto colpito questa cosa, perché non era allora una cosa comune, cioè erano davvero tutte, me compresa, molto truccate, il trucco parrucco. Non mi ricordo, quindi non voglio... non mi ricordo se eri truccata. Però ti ricordi il tuo approccio alla TV? Cioè quando hai cominciato? Secondo me era il primo anno che facevi un programma. Beh, io ho iniziato che avevo 19 anni, 18 anni. Secondo me tu eri appena arrivata, cioè da modella che facevi, avevi il tuo primo programma. Sì, io, che io non ho mai fatto neanche un provino, quindi a volte quando mi parlano di provini io veramente non so cosa si vive quando si fa un provino. E mi ricordo mi chiamò Giorgio Gori, che allora era il direttore di Italia 1, e mi chiamò per presentare Super Classifica Show. Io vivevo a Miami allora e io dissi, vabbè, io provo. Perché poi sono una persona che a me piace sperimentare, provare, assaggiare, sono molto curiosa. Dissi, male che vada, niente. Secondo me facevi proprio quello, penso di sì. Sì, io ho iniziato così, con quel programma lì. E com'è stato il tuo impatto con la TV? Da modella? Ero tanto, ma tuttora, guarda, io secondo me è la televisione, il cinema è un'altra cosa, ma la televisione è un qualcosa che ti imbarazza, cioè stare qua, anche se ormai dovrei avere esperienza, sono imbarazzatissima, no? Sono emozionata. Credo che la televisione crea questa cosa, no? Credo che la televisione fa arrivare tutto ciò che poi vivi o come sei, io credo, anche se c'è uno schermo che separa te da quello che ti sta guardando. Ma non si supera mai, secondo te? Io spero di non superarla mai in parte, perché mi fa vivere tutto molto con emozione, no? Sono qui che non so come muovermi, sono imbarazzata e fa parte, io credo che fa parte di questo mestiere un po' essere, anche tu io penso quando fai un'intervista, non lo so, ti succeda, no? Un po', ma l'imbarazzo non vuol dire essere impacciato, vuol dire emozionarsi, guardare una persona e non lo so, condividere determinate cose. Quello è anche una bella emozione. Da dove arrivi questa sera? Da dove arrivo? Arrivo da casa. Casa tua che è? Beh, io vivo, sono un po' nomada, io vivo come base, sono in Toscana, a Follonica vivo. Però ho casa anche a Milano, a Roma, quindi mi muovo abbastanza. Però arrivo Follonica a 400 km. Follonica è piccina, cosa sono? 20.000 abitanti? Sì, d'estate arriva anche sui 100.000, però d'inverno devo dire che è un paese molto, molto... Perché prima parlavamo di vivere nella natura, di vivere in città. Sì, ho sentito un po'. Lì si starà benissimo, hai fatto il primo bagno? Ancora no, è ancora un po' fredda, però tipo ieri eravamo in maniche corte, però mi hanno detto che a Milano si stava anche molto bene, quindi... Ma da quanto abiti lì? Io vivo lì... Guarda, io ho un rapporto con Follonica molto particolare, perché io sono nata in Spagna, però ho fatto l'elementare a Follonica, quindi io tutti gli anni sono ritornata a Follonica, perché i miei più cari amici vivono a Follonica, quindi io ogni anno, per me la tappa estiva, quando io vivevo poi in Spagna, tornavo sempre a Follonica. Per le vacanze. Però io dalla prima alla quinta elementare l'ho fatta a Follonica, quindi sono sempre appartenuta a Follonica. Poi ho conosciuto il papà di mio figlio e quindi ovviamente quindi ho dovuto prendere una decisione. Sei tornata lì perché lui è di lì? Sì, o hai scelto tu andiamo a Follonica perché mi piace? No, ovviamente era... Un destino attorno a Follonica. Io penso sì che qualcosa dovevo vivere un parte della mia vita, forse tutta la vita lì. Secondo me sì. Lo vivo proprio... E hai aperto un negozio anche? Sì, di che cosa? Di abbigliamento. È un negozietto piccolino che è in centro a Follonica, vendo accessori, abbigliamento. Ma scusa, ma la star non può avere un negozio? Perché toglie mistero? No, chiedo. No, perché... Allora, io capisco. Allora, guarda, per me è molto difficile perché devo capire, capisco, non capisco, perché a me piace andare in negozio. Ma mi piace perché mi piace stare, è una mia maniera, è una valvola di sfogo. Ecco, il negozio per me, io mi piace molto stare con la gente, mi piace parlare, ti ho detto prima, sono una persona molto curiosa e mi piace apprendere anche dalle persone. Io credo che tutti noi abbiamo qualcosa da dire, qualcosa da cui sempre imparare, no? Ascoltando, osservando. Sicuramente il negozio fa questo, perché tante persone passano dentro un negozio, però per me è una valvola di sfogo, perché questo mestiere che facciamo, no? Cinema, televisione, ti crea tanti stress, io creo, in tanti momenti, no? Devi prendere delle decisioni, non sai mai qual è la decisione giusta. Ti tiene ancorata a terra? In qualche maniera mi piace avere il contatto terreno con la gente, mi piace... Poi mi piace quindi creare, è un hobby, o lo fai anche per... si guadagna? Sì, il mio guadagnetto ce l'ho, quindi sicuramente... Quindi nonostante la crisi il negozio funziona? Sì, il negozio va, il negozio va. E invece va il ristorante in Spagna come va? Il ristorante, bene, devo dire il ristorante, ecco, in è Spagna un ieri c'era uno sciopero generale molto importante. Sì. C'è stato poi casino, c'è stato poi casino a Barcellona, perché ovviamente hanno fatto un po' di casino alla manifestazione. Tu hai qualcuno a Barcellona, tuo padre? Tutti, tutta la mia famiglia, mio padre. E quindi li hai sentiti, cosa ti hanno detto? Beh, erano, sai, non l'hanno vissuta in primis perché non erano in Plaza Catalunya a manifestare, però ovviamente è una notizia che è arrivata molto più forte da quello che è potuta essere arrivata qui, cioè, già è arrivata forte qui, figurati in Spagna, no? Dicevamo il ristorante come va? Si sente la crisi? Il ristorante sicuramente un altro tipo di crisi. Ma chi lo gestisce il tuo ristorante a Barcellona? Siamo 4 donne, il ristorante si chiama Le Bimbe. L'abbiamo chiamato così perché siamo 4 socie, siamo mia madre, mia sorella, un'altra nostra carissima amica e io. E un po' lo gestisce mia madre, mia sorella, io per quanto vorrei, anche lì quando vado, tipo... Ma quest'animo da imprenditrice da dove ti viene? Ma penso dalla famiglia, sono stati mio padre e mia madre, sono due persone, sono state sempre grandi lavoratori, grandi creativi, soprattutto mio padre, una persona molto creativa, ma grandi che cosa lavoratori. Fa il papà? Mio padre è artigiano, fa il cuoio, lavora, fa le borse in pelle, le cinture. Ma un tipo hippie? Molto, molto, mi piace definirlo così perché è una persona molto creativa, una persona, io dico sempre che è un nonno atipico, cioè quello che vedo, che osservo, i nonni, no? Lui ha un rapporto con mio figlio anche molto atipico, no? I giochi che inventa, cioè mi piace, sono molto... Ma lui ha un negozio fisso o ambulante? No, lui è ambulante. Mia madre e tu l'hai invece... mai aiutato nel suo lavoro? Quando ero piccolina a Follonica, quando vivevo a Follonica, mio padre faceva l'ambulante insieme a mia madre e d'estate quando non facevo scuola andavo alle fiere, montavo con mia sorella il banco e stavamo lì, quindi è una cosa che io mi porto sin da piccina questa cosa, no? E pensi che sia per quello che ti è rimasta la voglia di vendere, di avere... Sì, perché è una maniera di scambiare, scambi, non a livello economico, Daria, è una cosa che scambi, conosci le persone, quando tu gli vendi qualcosa capisci il loro gusto. Ma tuo padre è un po' hippie anche di mentalità? O beh, uno molto libero, una persona che... ma io hippie dico sicuramente anche lui vive ovunque, no? Gli piace assaporare quello che è la vita. Però è una persona che io ci ha dato molto... L'Ippis tante volte pensiamo che è la persona che non ha regole, invece non è così, è un modo di vivere per me essere hippie, non è... E tu ti senti come? Beh, io mi sento molto libera da quel punto di vista, sono molto simile a mio padre. Hai fatto per tanti anni televisione invece con molte regole, perché per quanti anni hai fatto Zelig, un programma di prima serata? Beh, l'ho fatto molto importante. Sì, per 7 anni, 7 anni sono stata a fianco a Zelig. E lì avrai dovuto fare una vita molto regolare, perché quando si ha una prima serata tutti... Sì, regolare, sai, il bello di Zelig era anche che c'erano tante irregolarità, no? Nel senso erano talmente... tanta gente, quindi le regole molto difficili darle, ovviamente c'era un percorso da seguire, no? Però sai, quando hai intorno tanti comici è anche molto difficile seguire delle regole, no? Quindi c'era tanta improvvisazione, c'era tanto quello che succedeva, a volte succedeva, poi ovviamente dovevamo seguire una scaletta, cioè bisognava seguire delle tempistiche. Senti, però... ieri quando ho scritto su Twitter che saresti venuta, intanto a tutti, che bello Vanessa, piaci molto, grazie. Una ragazza ha scritto, mi piace moltissimo quando racconta di quello che le hanno fatto passare quando era ingrassata. Ha scritto questa ragazza. Ho parlato molto di questa cosa. No, lo so che ne hai parlato molto. No, però capisco la voglia che si ha di parlare. Evidentemente, cioè è una cosa di cui non si parla evidentemente. No, io ho ancora ad oggi, dopo 3 anni e mezzo, 4 che comunque ho partorito, ma mi succede anche a me che tante persone, tante donne continuano a parlarmi di questa cosa. Capisco perché è un argomento secondo me non trattato tante volte, un argomento molto superficiale e io credo che abbiamo voglia, come io, ma le persone che ti guardano hanno voglia di sapere come sei tu, come vivi le cose, no? Perché a volte chi fa questo mestiere siamo un po' idealizzati, nel senso, mi è successo poco tempo fa, ero dal tram e 2 ragazzi, poi ci siamo messi a ridere perché hanno capito la domanda e io ho capito loro. Mi hanno salutato, a un certo punto fa, ma Vanessa, come mai tu sei nel tram? Questa cosa mi ha fatto molto sorridere e abbiamo tutti e 3 sorriso, credimi, perché ho capito la loro domanda e loro hanno capito anche il mio sorriso, perché è come se si fossero resi conto di, cammina, mangia, va al bagno, dorme, no? E tante volte siamo un po' idealizzati, no? È come se vivessimo una campana e non è così, quindi io capisco che hanno voglia di sentire tante persone, tante donne che mi scrivono, hanno voglia di sentire che c'è normalità anche in quello che tu fai nel nostro mondo, che esiste, perché nel nostro mondo c'è anche tanta normalità. Ma tu pensi che sia ad esempio un tabù quell'argomento, quello della forma fisica, dell'essere più o meno magre, grasse? Guarda, non perché è un tabù. Ha colpito tanto il fatto che tu abbia detto in fondo una cosa normale? Guarda, posso dirti che ha colpito molto anche a me, nel senso che io non ho mai voluto e non ho mai capito il perché hanno parlato di un qualcosa che io sinceramente, anche quando sapevo che avevo preso dei chili, non ho mai vissuto, cioè io ho iniziato a realizzare quando hanno iniziato a divulgare che ero diventata, cioè avevo preso dei chili, perché non lo so, io non lo vedevo una cosa normale, cioè per me... Come se fosse una trasgressione? Ma io ho fatto un percorso di 9 mesi e sono ingrassata per vari motivi e punto, cioè non credo di essere la prima donna né l'ultima, no? E quindi mi sono io molto sorpresa di quello che è successo, ma mi sorprendo ogni qualvolta dico qualcosa o succede qualcosa di quello che dico. Io credo che questa era 2 anni d'aria che io non facevo un'intervista dal vivo, cioè in video. Ma perché ti sei presa un po' paura di quello che poteva venire fuori? Ho molta paura, sì, mi hanno fatto venire tanta paura di dire, forse in quel momento non avevo voglia. Ci sono delle cose che non si possono dire, secondo te? Sicuramente no, io penso che tante cose non si possono dire, devi essere tu a capire fin dove puoi arrivare, che cosa puoi dire... che cosa non puoi dire. Io non sono una persona che giudico, non mi piace mai giudicare, faccio un pensiero, dico quello che penso, viviamo una democrazia, quindi mi piace dire quello che io posso pensare, come posso vivere quella situazione o cosa posso, non so, il mio parere, questo non vuol dire un giudizio. E mi ha fatto molto piacere fare questa intervista con te, perché ho voluto, vorrei in questa intervista dare un po' il tono a quello che io ho sempre detto, perché purtroppo quando a volte leggendo le cose scritte non si capisce con che tono lo dici. Sinceramente ogni qualvolta, le poche interviste che ho rilasciato, è stato sempre messo un tono che io non ho mai voluto usare, perché non so... Una cosa è dire, sai Daria, sei molto simpatica, e un'altra cosa è dire, sai che sei proprio simpatica. E usano sempre quel tono che tu dici, ma io non ho voluto dire questa cosa, che effettivamente l'ho detta, ma non con questo tono. Ma hai pagato un prezzo per aver detto, insomma, adesso non alludiamo, tu hai detto, io sono ingrassata e questo mi ha creato problemi sul lavoro, perché sono stata molto criticata e non mi sono sentita aiutata. Sono stata tanto amata, perché ho avuto un grande... Mi hanno tante persone abbracciato, anche se è metaforico, anche la gente che mi guardava a casa mi ha molto abbracciato, però mi hanno fatto pesare molto questa cosa, anche se io ci giocavo, poi ho trovato questa cosa di giocarci, ecco, c'è sempre un lato positivo in quello che fai o in quello che ti succede nella vita. In quel momento ho scoperto in me di avere un'auto ironia che non sapevo di avere, cioè questa cosa mi ha dato una mi ha fatto scoprire questa cosa in me. E quindi ma te l'hanno fatto fuori. Pesare i giornali? Molti giornali. O anche le persone con cui stavi? No, le persone, anzi le persone mi hanno molto abbracciato, come ti ho detto prima, i giornali mi hanno... Beh, però allora forse devi stare più attenta a quello che dici, perché io ad esempio che non ti conosco, mi ricordo di quella volta 15 anni fa ho preparato l'intervista leggendo le tue interviste e mi sono detta, caspita che tipino questa Vanessa, perché in effetti dici il sistema TV è molto maschilista. È vero, ma lo penso, lo penso. Cioè, quando io dico che i giornali danno un tono, non è perché io ritiro quello che ho detto o ho sbagliato in quello che ho detto, è che i toni servono a far capire perché un SMS non ha emozione, perché è una cosa scritta, una cosa che io ti posso mandare un SMS ma tu la interpreti poi a tua maniera, no? E quindi devi mettere la faccina o metti, vedi che usiamo sempre il sorrisino, l'imbarazzo o l'arrabbiatura o... sempre c'è quel modo, il simbolo secondo me è fatto apposta nel telefono per dare un pochino di senso a quello che tu dici. Io non rinego quello che dico. L'hai detto davvero, Luciana di Tizzetto può dire quello che vuole, se invece lo dico io non va bene. Ma guarda, non era presa Luciana, perché anzi come potevo dire Luciana, potevo dire tante altre donne, ma non parlavo né del suo aspetto, né di... Io parlavo che quando tu dici determinate cose che tu sai già che puoi creare, no? Come ti posso dire? Non una polemica, perché la polemica sono gli altri a crearla. Quando dici una cosa io penso... Ma com'è che ti metti sempre nei casini, Vanessa? Ma che ne so, mi ci mettono sempre nei casini. Io, guarda, quando leggo, mi credi che quando rilascio un'intervista e poi leggo soprattutto il titolo del giornale, io per 2 giorni... sono in lacrime, perché dico, ma perché mi deve succedere sempre che apro bocca e tutto viene, o non tutto, però viene detta quella parolina in più che io non ho detto, o quel tono, non lo so. E non puoi metterti d'accordo e prima dire, senti, va bene, ti faccio un'intervista, però me la fai rileggere. Me la rileggono, però il titolo non me lo fanno leggere, quindi poi manca che... c'è sempre l'incastro, capito? Quindi alla fine... t'hanno presa di mira. Ma perché non credo, guarda, non credo che mi prendano... un po'... No, ma anzi, con molta, tra l'altro, simpatia vedo scrivere di te, però sembri diventata una passionaria. Io sono una passionaria. Vedi che allora lo sei. No, io sono una passionaria e quello che dico è perché credo in quello, credo totalmente in quello che non faccio le interviste a caso, cioè, quando decido di fare una cosa perché mi sento di farla, non ho altro motivo perché lo faccio. Ma succede solo a te, secondo te, questa faccenda di mettersi nei casini o a tutti, è la stampa e bisogna andarci, insomma, rassegnarsi al fatto che funziona così? Ma io penso che alcune persone siamo non più prese di mira, siamo, forse non hanno altro forse da... Non diamo adito a parlare di tante altre cose, no? Siamo comunque delle persone che quando escono perché escono, non so se mi riesci a capire. Ma è vero o non è vero che hai detto guardo Zelig, vedo Claudio con un'altra, è come vedere tuo marito che fa l'amore con un'altra? È vero, per me sì. Ah, quindi è tutto vero? No, io non rinnego quello che dico, io l'unica cosa che mi dispiace è che a tante volte i toni sono molto diversi da quello che io ho detto, non è che non dico... O è sbagliato quello che hanno scritto, è che i toni sono sbagliati perché non c'è un'intonazione in quello che scrivono. Non c'è un solo interviste televisive, Vanessa. Guarda, ci sto pensando, mirate, ma sì, perché perlomeno la gente mi può ascoltare, il mio tono di voce, il mio gesticolare, il mio guardare, è vero, guarda. C'è tutto un perché nella vita, c'è tutto un percorso. Capisco anche tanti dei miei colleghi perché non rilasciano più intervista, io lo capisco sempre di più, però comunque mi fa piacere, questo non mi dà il dire allora non parlo più di niente, non usciamo più, stiamo nascosti, sì, un pensiero mi piace dirlo, condividerlo. Che cosa che ti ha ferita di più? Su che di cosa? Quello che hanno scritto di te, di quello che avresti detto, non detto? Guarda, nell'ultima intervista mi ha ferito molto che sembra che io attacco le donne, invece per me era un difendere totalmente qualunque tipo di donna. qualunque tipo di donna e tanti critiche che sono uscite dopo era come se io volessi attaccare le donne di un certo aspetto fisico, invece per me era tutto il contrario, io volevo proprio difendere le donne. Pensi davvero che essere bella sia una fatica in più? Se uno penso di sì, purtroppo. Infatti io ho detto, la bellezza per me ora è diventata è come un peccato, cioè non è un dono. Cioè, nei giorni d'oggi secondo me fai un po' di fatica, o anche, guarda, giorni fa ero a Roma e parlavo con un mio caro amico e mi raccontava questa storia di questa ragazza che fa i videomontaggi fotografici, mi ha colpito molto questa cosa, e mi diceva che è una donna bellissima, lei è consapevole, è ingrassata 20 kg, perché purtroppo se no non era presa in considerazione nel lavoro che lei faceva. Cioè una cosa per me atroce perché pensa alla psicologia, no? Pensa dove ci porta un po' il sistema, dove ci ha portato, no? A volerti imbruttire. A me mi succede anche, cioè a volte io sono un po'... non so, in trasmissione sono sempre un po' goffa, cammino un po', ma è una cosa che mi viene naturale ormai, una cosa che non faccio caso, sono Lausoni o le mie colleghe dietro che mi dicono ma ti vuoi mettere un po' più dritta per favore, ma non lo faccio apposta, è una mia difesa, perché lavorare con tanti uomini tutta la vita per essere un po' ascoltami, no, era oh, allora mi ascolti? Capito? Ti secondo te a me mi è successo questo. È più difficile ascoltare una donna bella che si guarda ad altro? Cioè lo sguardo scende? No, non è perché scende o ti va a guardare, no, non credo che perché vanno a guardare, perché... O forse perché ti turba una donna bella? Sì, brava, secondo me è un po' più... ti perdi un pochino, no? Ascolti diversamente, poi credo che gli uomini, ci sono uomini intelligenti e sanno dove... chi hanno dall'altra parte, no? Ma prima o poi bisognerà accettarlo, però. Ma sì, io penso che tutte le donne lo accetti, no? È un po' un urlare, no? Cambiamo determinate cose, aiutiamoci, no? Però in questa intervista mi è dispiaciuto molto perché è stato un po'... Quindi non sei una rompiscatole? Ma a me non mi piace, cioè io quando rilascio un'intervista o dico quello che penso non è perché voglio la polemica dopo dire ora rilasciala così, poi criticheranno, anzi io spero che la leggano, finita lì, e invece succede quel che succede, vabbè, sto 2 giorni male perché ti assicuro Daria che passo 2 giorni male, guarda, con un groppo allo stomaco dicendo ma in più io non sono una che poi va a replicare o a dire no allora perché io ho detto perché, e quindi mi tengo questo mio... Beh, però secondo me alla fine uno, non so, l'ultima che ho letto io era su A, in sì. Realtà sembravi semplicemente una donna con le sue idee, cioè non è che uno legge e pensa ah com'è questa Incontrada, no, però dare tante volte le tue idee non è che molto ben accettato dare le tue idee. È più semplice far finta di niente. Ma questo ti ha creato problemi sul lavoro? No, sul lavoro assolutamente no. No, sul lavoro non mi ha mai creato problemi. E quindi solo poi personali? Neanche personali, mi crea a me, non con la gente, mi crea un problema a me, perché se io rilascio un'intervista voglio che si dica quello che penso, perché spero che alla gente arrivi quello che è il mio pensiero. Ah, poi stavi anche scrivendo un libro su la vicenda. Ora ho smesso perché non c'era qualcosa che non mi aspetta, devo dare la pubblicità, ma sì, riprendiamo subito. Con Vanessa Incontrada. Siamo con Vanessa Incontrada che durante la pubblicità faceva delle... Alza le braccia su. No, ma dai, prova, fino ad arrivi. No. Mi vuoi vergognare? No, bello, bellissimo l'abito, ma è una roba... È molto aderente, più molto, che aderente. Non entra più niente dentro qui, c'è proprio... Cioè, quanto puoi resistere con un vestito così? Spero che finisca, cioè ti voglio bene, ma spero che finisca presto. Come avere delle stecche di balena. No, ma non è stecche, è proprio una compressione di... Pensa quando facevi la modella, chissà cosa dovevi mettere. Ma questo mi entrava alla grande quando facevo la modella. Io sono arrivata a 18 anni, ma ho iniziato che avevo 16 anni. Il mio primo viaggio fu in Giappone. Ma chi t'ha scoperta come modella? Un'agenzia. Mia madre e io andammo a Barcellona, andammo come gioco in questa agenzia, fecero questo concorso che era Look of the Years, che era un concorso importante, me lo ricordo. Sì. E vinsi questo concorso, da lì iniziai, ma iniziai, Daria, soprattutto perché io amavo viaggiare e comunque la mia famiglia non si poteva permettere di fare i viaggi sempre, anzi facevamo viaggi molto raramente, e il mondo della moda ti dà questa possibilità di poter conoscere il mondo, no? E questo era un mio sogno, di poter proprio viaggiare il più possibile. Ma tu da bambina cosa volevi fare? Cosa pensavi che avresti tanto? Allora, ero passata da giornalista sportivo, veterinaria, poi ci fu un momento che volevo fare la pesciaia. Pesciaia si dice? Pescivendola. Ecco, guarda, madonna, sta foto da tempo non mi vedevo. Qui vivevo a Follonica. Assomiglia a tuo figlio? O lui assomiglia a te? Io penso assomiglia più al babbo, però qui non lo so, forse il sorriso, forse gli occhi, il naso sì, assomiglia a me, però qui vivevo a Follonica. E quindi, ti dicevo, la modella mi diede l'opportunità di viaggiare, viaggiavo moltissimo e questo era per me, ero affamata di conoscere, di esplorare, di fare, e ovviamente mi dava anche economicamente il poter poi pensare a fare quello che volevo fare. Non è che dicevo all'università, non ero convinta se volevo farla o no. E poi... E la televisione, hai fatto tante cose, hai fatto programmi musicali, hai fatto Zelig per 7 anni, come sanno tutti, e hai fatto fiction. Sì, ho fatto, ora inizierò un'altra. Ho notato che come attrice ti danno delle parti, mentre in TV sei insomma la solare, quella allegra, comica, nelle fiction ti fanno ruoli drammatici. Sempre, quasi sempre, i ruoli che ho fatto nel cinema o nel cinema TV sono sempre ruoli molto impegnati, sempre addolorati. Cosa vedono in te, secondo te, i registi che te li offrono? Esiste anche questa parte in me. Io sono una persona anche molto amo molto la solitudine, ho i momenti, sono un po' una montagna russa, cioè i momenti di grande non dolore, di grande momento di non sapere, non so chi sono, non so cosa voglio, non so, mi succede molto spesso. Forse questo poi, però ho trovato un equilibrio, sicuramente mio figlio mi ha dato questo equilibrio. Che cosa ancora non hai capito di te? Che non capirò mai come sono. Pensi? Mai? Sì, penso di sì. Anche a teatro hai fatto che cosa? A teatro feci I Society. No, ma questo ultimo dove facevi un Plauto. Ho fatto Plauto, ecco, ho fatto l'uomo. Lì avrai capito qualcosa di te di particolare, no? Ho capito che sono una selvaggia, che proprio amo viaggiare in furgone con i miei compagni di teatro, che stavamo in piazza fino alle 4 del mattino a ascoltare la chitarra. Mi piace questo tipo di vita, molto, sono molto... E dici che è compatibile con la televisione? Devi prenderti delle pause, no? Cioè il teatro devi prenderti, ma non solo a livello di preparazione, anche lo stile di vita. Cioè diventa veramente un po' un grande fratello il teatro, perché per tanti mesi stai fuori e per tanti mesi diventa la tua famiglia. Poi quando finisce c'è persone con le quali rimani a vita. Ma era già nato tuo figlio quando hai fatto... Sì. Allora, e via chi lo lasci quando devi star via? Beh, o a casa, alla mia famiglia, o a Gisella, che è la mia tata. E come te la vivi quando devi andartene? Allora, io mi sono data un limite. Io so che dopo 7-8 giorni devo tornare a casa. Massimo riesco a stare senza vederlo 7-8 giorni. E lui ha capito che lavoro fai tu? Ancora no, ancora è piccolino. È piccolino, però ha capito che questa è un po' la sua vita, perché mi chiede: mamma, ma dov'è casa mia? Ma dove andiamo? Ma è l'aereo? Cioè, i bambini si adeguano, io credo, alla vita che i genitori fanno, no? Isal ha una vita molto... Come si chiama? Isal. Che è un nome spagnolo? È un nome ebreo. Spagnolo, sì, secondo me in Italia il primo bambino si chiama Isal, non ho mai sentito. In Spagna no, in Spagna è un po' più usato, però è un nome ebreo. E quest'anno va alla scuola materna? No, lui ha iniziato quest'anno. buffo. È tanto. Ma buffo. I bambini di Follonica si ammalano come quelli di Milano, gli viene l'otite oppure sono tutti sani? C'è la laringite ora mio figlio. No, scusa se lo dico con soddisfazione, ma non pensavo che invece al mare si stesse sempre bene. Beh, c'è i suoi pro e i suoi contro, andare stare lì. Io vivo proprio di fronte al mare, quindi. E quali sono i contro del vivere di fronte al mare? Quali sono? Che mi sporca molto il balcone quando c'è tanto vento. Quindi devi scopare il balcone. Quando devo scopare molto. Sono veramente contro, molto piccoli, no? Poi che cosa c'ha di... Posso dirti poco, dai, vivere davanti al mare come faccio a dirti che si sta male, non è possibile. Per me sì, però per il tipo di lavoro che faccio è un po' un handicap vivere, cioè una scelta molto bella, però dall'altra parte è una scelta dura, perché ovviamente il mio lavoro è a Milano, è a Roma e ogni qualvolta devo spostarmi, quindi non posso sempre spostare. E perché avete scelto di stare lì? Beh, sicuramente una scelta più, fra virgolette, tranquilla. Mi sento molto protetta io a Follonica. Io mi sento molto protetta dagli abitanti, mi sento proprio casa. Perché tutti ti conoscono? Sì, mi sento che qualsiasi cosa succede in qualche maniera loro mi proteggono. Io ho tanto bisogno di essere in qualche maniera protetta. Forse facciamo un lavoro che... No, sei sempre un po' giudicato, sei molto guardato, sei osservato. Io ho bisogno di nascondermi e in qualche maniera Follonica mi nasconde molto. Per questo è stata molto la mia scelta di vivere lì. E poi c'è la musica. La musica, sì. Io sono una grande amata. Ho iniziato presentando programmi musicali. Il Festival Bar con Fabio De Luigi abbiamo fatto, che è stato un anno, guarda, ci siamo divertiti da morire. La musica fa sempre parte di me. È qualcosa che proprio mi... Isal, sto cercando di portarlo nella musica, poi sarà una scelta sua, però ho iniziato a fare i corsi di musica. No, ti ho sentita l'altra sera con Giorgio. Mi piace molto cantare. Volver, sì. E allora volevo chiederti se cantavi qualcosa anche a noi, qualcosa un po' da Invasioni, però più adatto, non so, un po' più... Cosa potresti cantare? Guarda, c'è un artista che io... amo molto, non è conosciuto, si chiama Carlo Sbarella. Infatti non lo conosco. No. Lui è un cantante, compositore, per me un poeta cubano. Io lo conosco perché ha cantato e ha scritto canzoni con un artista che io amo follemente in Spagna, si chiama Joaquín Sabina, che ovviamente non si conosce, molto nazionale. E io ho scoperto questa canzone, vabbè, la colonna sonora di un film di Men on Fire con Denzel Washington. Quindi se tu vedi il film alla fine la senti. E la canzone fa... Poi la traduci tu se vuoi. Non credo di essere in grado, ma tu canta. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre su cara y un viejo mapa donde me apoyo. Si un día me faltas, no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo, como la lluvia sobre su cara y un viejo mapa donde me apoyo. Questa canzone sai che gliela canto a Isal, gliela canto a mio figlio, di solito si cantano le nane, gliele canto, però è una canzone che gliela canto molto spesso quando andiamo a dormire e mi fa molto specie quando vedo questo piccoletto di 3 anni e mezzo che mi canta questa canzone, no? Che è molto profonda, molto... Cioè, come è una canzone di... Sì, è una canzone che parla soprattutto del popolo cubano, di quanto ha sofferto, di quanto lottiamo, di quanto a volte la verità è confusa con le bugie, è una canzone molto forte, molto cruda. Sai Vanessa, non sono mica riuscita a capire tanto di te, capisco che hai un po' un tormento, però non so se né è giusto né vuoi tirarlo fuori, né magari questa non è la sede. Ma io penso che avrò sempre un tormento. Ma forse è l'età, guarda che passa, No, davvero, davvero. Ma io penso che vengo da una famiglia che ha sempre lottato e io amo lottare per quello che credo e quello che penso e credo che è una cosa che non ha età. Forse un giorno mi calmerò, però sono una persona che mi piace lottare per quello che credo, senza giudicare nessuno, ripeto, però sono una grande lottatrice. Io sono contro la guerra, no alla guerra, no alla guerra. Però sempre dico che se dovesse succedere andrei in guerra per una causa giusta, per quello che penso. Questo sì lo farei, assolutamente. Dimmi una cosa per cui andresti in guerra. Per cosa andrei in guerra? Contro il terrorismo. Io il terrorismo è un qualcosa che non c'è perdono. Ma ci pensi spesso? Sai perché? Te lo dico, quando successe l'attentato di ETA in Spagna, a Barcellona, io all'Ipercor, era un supermercato grandissimo come la Rinascente, io vivevo a 15 minuti, 20 minuti dall'Ipercor. E io mi ricordo sempre che ETA attaccò, cioè mise la bomba nell'Ipercor, erano le 4:15. Io alle 4, guarda, mi ricorderò come se fosse ora, uscivo con mia madre e stavo andando all'Ipercor. Cioè io mi sono salvata da un attentato terroristico. Quanti anni avevi? Avevo 12 anni perché mi ero trasferita da Follonica. E ci pensi ancora? La prima cosa che ti viene in mente quando guarda, non avevo parlato a nessuno, questo, mai detta. Me l'hai fatta venire... Ci penso, sì. Ci penso assolutamente, perché mi sono salvata. E mia madre e io ci siamo salvate. E ne parli con tua madre? Ne avete parlato con tua madre? No, è un argomento che forse non abbiamo più toccato. Non so il motivo, perché non lo vogliamo rivivere o è un qualcosa che, sai, a volte il dimenticare... ti fa più comodo, anche se le cose poi non le dimentichi mai. Io credo che ogni tanto ci fa un po' più comodo per vivere meglio, per andare avanti con la vita. Però... Dai, un'ultima cosa ti chiedo. Una cosa che per te è indispensabile per vivere. Una cosa a cui tieni moltissimo, a cui non puoi rinunciare. Una cosa tua. Queste domande, guarda, sono difficili da rispondere. Ma a livello, tu dici, pratico o a livello... La prima cosa che ti viene in mente. Che non posso fare a meno di... Beh, ora mio figlio, ma è una risposta un po' banale, perché... però ovviamente se mi viene d'istinto dico lui, perché non mi ricordo la mia vita senza di lui. Cioè me la ricordo, però non riesco a collocarla. Non so se mi riesco quando a spiegare. Quando lo rivedi domattina? Si vede che amo molto mio figlio, è da mezz'ora che parlo di lui. No, ma soprattutto so che sei venuta in macchina... Torni in macchina e quante ore dormirai? Arriverò alle 4, però mi piace svegliarmi e svegliarlo, mi piace molto, quindi se posso corro da lui. Quindi... Dai, vieni che è finita! Fai l'ultimo sforzo qua con me! Meno male! Dai! Adesso non ti faccio neanche alzare le braccia. No, ma io le rialzo, non è un problema. Vanessa Incontrada, buonanotte. Grazie. Grazie, Daria.